Ciao a tutti e bentornati nella live della domenica. Scusate il ritardo. prima di iniziare, vorrei precisare che sì, ho un po' di tosse, il naso rompicoglioni e il pierido. Quindi, se mi sentite un po' fare così, è perché insomma sto bene, ma neanche troppo. Grazie per essere qui stasera. Oggi faremo la Face Camp Challenge. Ma non fraintendiamoci, cioè, non sarò io a facecamperare i Survivor, ma la gara praticamente in che cosa consiste? Consiste nel far innervosire il killer al punto di subire un facecamp. Ma attenzione, non è che mi metta a giocare per farmi prendere, no, io lo faccio incazzare e poi per vedere se mi facecampera nel caso in cui dovesse prendermi, perché insomma l'obiettivo rimane sempre quello di fuggire. Però devo farlo incazzare, cioè inizio magari facendo rumore, tenendolo il più possibile e credo che possa potenzialmente rendere le partite più divertenti da vedere. Vedremo. Poi dopo faremo anche Monstrum perché diverse persone lo hanno richiesto. Zeb, il ritorno di Monstrum vogliamo, anche se l'hai finito, non ce ne frega, lo devi riportare assolutamente in live e va bene. Cercherò di accontentare anche questa fascia del pubblico. Grazie dei mi piace, grazie di tutto. Vediamo se anche stasera ci saranno i dossini. Probabilmente ci saranno, ma vabbè, sono cose che succedono, non ci posso fare niente. O forse no, perché comunque TPStream sta lavorando a tal proposito, comunque per fermare queste cose, questi attacchi. Buonasera a tutti. Ciao Aieli Chan, ciao Swissman, Lili Giulia 97, Gabriel Claudi 47, siete in tantissimi, siete in tantissimi. Tra un po' è Halloween e prima di avviare il gioco, vi devo far vedere un'esclusiva. Sono contento di poterlo fare. Non è spesso che riesco a portare esclusive totali circa Dead by Daylight, perché come sapete bene è un gioco internazionale, ci sono molti streamer all'estero su Twitch che lo portano, quindi possono potenzialmente dare le esclusive a loro prima di me, ma stasera ho una gemma per voi. Vedrete in esclusiva mondiale il nuovo killer di DBT, perché sono riuscito a reperire uno screenshot. Siete pronti? Siete pronti per vederlo? Eccolo là! È lui, è il nuovo killer di Deadlight. Mickey Rourke, Mickey Rourke. La questione tra me e te, Mickey Rourke. Vabbè, dai. Dopo questa trollata bella e buona, direi di iniziare questa challenge, la Face Camp Challenge. Proprio incazzato nero che ti guarda negli occhi, ti osserva dentro l'anima, perché l'hai fatta innervosire. Eccoci qua. Grazie per queste prime donazioni, ma subito, cioè, Madonna. Proprio subito, subito. Grazie Davide, puoi dedicare un dance a Martina. Cuoricino, buona live. Dai Swissman, tempo di brillare. Che vuol dire? Allora, abbiamo una torcia che fa schifo. Abbiamo una torcia a tema Halloween. Will-O-Wisp. La build è sempre quella, con adrenalina al posto di volontà di ferro, perché sinceramente di far rumore non ci interessa in questo determinato contesto. Iniziamo, Madonna, facciamolo incrudelire, proprio indemoniato. Deve diventare proprio incazzato bianco. Comunque, se dovesse essere uno stream sniper, allora non ci sarà neanche bisogno di farlo incazzare, cioè, challenge vinta in partenza. Però voglio dire, vediamo se riesco a far innervosire il killer. L'obiettivo è tenere il killer il più possibile, per poi guadagnarci, tra virgolette, un facecamp. Per quei pochi che non lo sanno, il facecamp è quando il killer, praticamente, una volta che ti uncina, rimane con la faccia davanti all'uncino per bloccare per impedire che gli altri ti possano salvare dall'uncino. Quindi rimane là, blocca il punto in cui gli altri survivor potrebbero salvarti. Così ti guarda negli occhi con la faccia, e proprio da lì deriva il termine, appunto, facecamp. Il camperaggio faccia a faccia, proprio quello cattivo. Try not to face camp challenge. Eh sì, perché a questo punto no, io sono rank 5, non 8. Non hai azzeccato, e la gente esce, entra altra gente. Dai, dai, facciamoli incrudelire, dai. Grazie. No, grazie una sega.
Grazie, lo dirlo a tre Zeguet, Zegue forse si pronuncia, per i 5 euro. Vai, Zeb, le tue live su DBD sono le più belle, mi fa molto piacere. Guarda, io mi ci diverto un mondo, eh. Io mi ci diverto un mondo, soprattutto quando il killer appunto si incazza. Ti smusa la faccia. Ehi Pietro, dobbiamo fare smusi, eh? Comunque, l'altro giorno stavo provando Fortnite, ho visto che hanno messo la chat vocale, porca puttana, il mouse. Hanno messo la chat vocale e il team kill. Il problema che mi impedisce di fare il video su Smusi, su Fortnite, è il fatto che quando muori, praticamente quando muore un compagno, non può più usare la chat vocale, quindi non ha senso, perché non puoi sentire la reazione, il rage, quindi purtroppo non riesco a farlo, a meno che non inseriscano la chat vocale dopo la morte. Allora lì sì, ci starebbe. Hey, where's Smooth? You. Benvenuto TCD Flame 234 nell'esercito degli Ace Gamer. Ho letto che è diventato da poco il mio nuovo sponsor. Mi fa molto piacere, benvenuto. Spero che tu ti diverta qui questa sera insieme a me con la Face Camp Challenge. Vediamo un po', dai, concentrati, perché devo. No, la mappa. Però se mi mettete queste mappe difficili è già più complicata la faccenda, capito? È già più complicata la cosa. Grazie Zombinator per l'euro. Puoi dedicare il Lenz a Jacopo e Gabriele. Un saluto a Jacopo e Gabriele. E ciao anche a te, Manu. Grazie per la donazione di prima. Grazie ST88 per i 2 euro. Ma la sera, Zeb, buona live e buon divertimento. A breve diventerò sponsor. Madonna, ma per forza. Mi segui da un po' di tempo, quindi insomma mi fa molto piacere. Allora, eccoci qua, mappa bruttissima. Infatti io avevo paura, pensavo ragazzi, ecco, ora faccio la challenge e mi escono solo mappe brutte. Ecco, a quanto pare c'è, eh. Eccolo, Mickey Rourke. È lui, Mickey Rourke. Guarda che Rourkino. Guarda che Rourkino, il nuovo killer di DPD. Mickey Rourke, guarda, incazzato. Accecato, incazzato nero. Incazzato! Guarda, 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 pesca! Oddio! Zembere, un penzembere! Ora mi prende, ora mi prende, è finita già la. Sta mappa fa cagare! E sta mappa fa cagare! Non mi sandba. Ma non ci sono pa. Pallettino! Palettino? Nance, Zavalance, ma incazzato! Ancora 5 generatori, oh! Poco lenti! Ma dove incazzato! Mi chiedo da Nance! Prende, io ve lo dico. Ora vabbè, perché l'ho ottenuto, capito? Madonna, incazzato nero. Pinsen, 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 pinsen. Dai, dai, facciamo un punto per la Face Camp Challenge. No, bestia. Madonna, l'ho tirato giù. Non la. Guarda, incazzato. Guarda, indemoniato! No, consumato, bestia! Ora mi prende. Vabbè, ma non c'è un cazzo qua. Qua forse c'è qualcosina. Qua forse c'è qualcosina.
Savant. Aringalonga. Boots. Pizzipini. Madonna indemoniato. Ecco, e ora iniziamo con la contento. Guardalo con te a settimo cielo. Qua, vediamo se va. Ecco, guardalo incazzato nero. Guarda, è nero per tutta la partita. Crudelito nell'anima, proprio incattivito, inasprito, acido, come incazzato. Guarda, incazzato. Oddio, dov'è l'uscita? Oh, ragazzi, non si può, Qua. Torna, dai, body bloccate, stronzi. No, vabbè, ma ora guarda che face camp, sta a vedere. Qua che face, Qua davanti a noi, guarda, incazzato. Ma da un punto, ragazzi, abbiamo guadagnato un punto di face camp, Uno. Tenete il conto voi, ragazzi, mi raccomando. Non perdete il conto. Non lo perdete, fatelo per lo zio Seb. Qua, dalla serie io. Qua, cazzo nero. No, dai, non rischiare, dai, se no gli dai la soddisfazione. Non lo fare, dai. Voglio salvare, amico mio. Vabbè, ma, vedi, face. Un punto, abbiamo guadagnato un punto face camp. Sono contento perché gli altri sono scappati tutti. Bene, perde il pip questo killer. Bene. Madonna. Grazie Link Troll per la donazione. Ciao maestro Zeb. Complimenti per la pazienza dimostrata con Cuphead. Sono tuo collega e posso dirti che i consigli che ti hanno dato sono ottimi. Il charge shot è OP. Probabilmente hai trovato più semplice la terza isola grazie a quest'arma. Eh sì, abbastanza. Ma non troppo facile, perché comunque i boss sono più difficili in compenso. Quindi lui ha perso il tip, io no. Madonna! One point for me. Allora, ho ricevuto un suggerimento. Devo fare il face camp counter. Allora facciamo il face camp counter. Facciamo effetti, testo. Allora, nuovo effetto. Allora, face camp counter. Ma questa challenge è bellissima, vi piace? Allora, face camp challenge. Ho scritto male. Dio mio, madonna, sto programma di merda. Face camp counter. Ok, mettiamo giallo così. Io lo metterei, non so, qua. Vai, face camp counter si mette. Ma qui ci sono le donazioni. Casa va giù, chi se ne frega. Abbiamo un punto, ragazzi, abbiamo un punto fiero.
Mettiamo l'outline, va, se si legge meglio. Vai! Madonna! Allora, devo leggere queste altre donazioni. Jacob! Ciao Zeb, sono un tuo grande fan e ti seguo da tanto tempo. Mi piace molto quando sei in live su DBD. Ti ho conosciuto dai miei amici che mi ripetevano Volevi? Dedicheresti un mezz? Vorresti dire un mezz? Buona live, comunque, grazie per la tua donazione. Davide, grazie dei 2 euro. Ciao Zeb, ti adoro, ho 22 anni. Dedicami un mezz. Non si scrive così. M-H-N-Z. Mezz? Fatti una su Fortnite, no, solo come smoothie al massimo. Vai, allora un punto, eh. Ciao, this war of mine. Buonasera anche a te. Ciao, SammySam038, un saluto. Grazie per essere qui stasera insieme a noi per la Face Camp Challenge. Grazie a tutti per gli sponsor, veramente gentilissimi come sempre. Oh, buonasera al Grinzoso, grazie per i 5 euro. Buonasera Zeb, pronti a far incrudelire i killer Nabbi? Ma non era Nabbi, è Prestigio 3, l'avete visto? E l'ho ottenuto per tutti i generatori nella mappa più bastarda del gioco, eh. Cioè, badate bene. Che oddio, che cosa hai fatto? 10 euro da parte di Freyoski. Ciao Zeb, ti seguo da 7 anni e continui a farmi ridere. Sei un grande e spero non quitterai mai da YouTube. Finché mi seguite, non vedo perché dovrei quittare. Anzi... grazie per i 10 euro, sono veramente tanti, mi fa molto piacere. Buonasera Sergio Morra. Buonasera Lola, benvenuti, bentornati. Merz. Madonna, ragazzi, un punto, avete visto? Un punto, quasi, yes. Bellissimo. Grazie per... grazie Germano Mosconi per la donazione dall'oltretomba. Ciao Zeb, potresti fare gli auguri ad Augusto per il suo 18° compleanno. Pochi auguri a te, pochi auguri a te, pochi auguri ad Augusto, pochi auguri, pochi proprio a te. E non esagerare con lo spumante, eh. Oddio, oddio. Meno incini più uncini. Quindi si è tipo annullato, anzi c'è un uncino in più, vabbè. Grazie alla tua vicina per i 5 euro, visto che le pillole che ho preso mi hanno fatto diventare temporaneamente lucida, colgo l'occasione per donarti. Sì, no, come no, ancora urla, eh. Oddio, ancora 5 euro da George Pop, non riesco ad accedere alla stanza degli sponsor, l'account è lo stesso della sponsorizzazione, buona live e buon proseguimento. Devi collegare il tuo account YouTube all'account di Discord e può volerci un po' di tempo. Dai, vediamo un po' se riusciamo a guadagnare un altro punto facecamp. Poi leggo gli altri, eh. Un'altra mappa schifosa. Allora, facciamo rumore subito. Salz. Nance Avalanche. Ma qua cazzo da lì? Sta arrivando! È la cacciatrice! Ti puzza la vita. Non sa dove sono. No, non devi trovare un altro. Non devi di trovare Mesavalanz. Pensavi. Questo è più bravo. Però se uso lo strike il facecamp è assicurato. Questo è stato bravo, ha indietreggiato così per far capire, no, già non c'ero cascato ma comunque non potevo fare altro lì. No, ecco, ora non mi face camper perché mi ha preso al volo. Questa è andata peggio. Vedi, non face camper, no, qui rischiamo di perdere il punto face camper. Devo rompere di più i coglioni, non va bene. Ho avuto sfortuna, eh. Questo killer è veramente palloso perché non puoi ti buggare, ti lancia l'accetta. Ah, Eli-chan, buonasera Zeb, ma il link di invito di Discord non funziona? No, funziona. Funziona come? Pieno di gente, non può essere. Discord.gg/chasegamer, sempre quello è stato. Ciao Nissan80, bentornato, grazie dei 5 euro. Buonasera Zeb, da tanto che non mi faccio vivo. Comunque ti seguo sempre. Beh, indubbiamente lo immaginavo, cioè non è che ora... Però vuole me.
Intelligente come mossa, però. Ha provato ad anticiparmi con l'accetta lì, avete visto? Ma qui non vale il facecam, quello è il problema. Aspetta che mi sposto, se no mi trova. Mi devo almeno curare prima, eh. No, il Discord è aperto a tutti, anche chi non è sponsor comunque. Grazie Lezzo89 per, oddio, 10 seriamente. Aspetta che questo mi trova ora. Convocazione. Nice. No, dai, stavo andando nella direzione giusta, ma non è stato sufficiente. Madonna, sto killer lo odio, veramente. Sto killer lo odio. Era meglio Mickey Rourke, con la motosega. Almeno deve raggiungerti per colpirti. Invece questo, da 1 km ti tira la roba. Oddio, è arrivata una donazione a 20 euro da parte di Helter Skelter. Grazie mille per il pensiero, per questa gigantesca donazione. Grazie mille Helter Skelter, 20 euro, molto graditi, devo dire. Aspetta, facciamo una cosa, andiamo lontani, se no moriamo. No, ma torna di già. No, qui si perde. Qui si perde diretto. Il Helter Skelter, avete visto, si è fatto proprio sentire stasera. Comunque Lezzo89 aveva scritto: buonasera Zeb e buona live. Grazie anche a te. Allora, stavo guardando. Ah, praticamente sta pendendo quei due. No, ma questo ormai devo andare di botola. Qui c'è da andare di botola. Volevi. Volevi. No, bisogna finire il gen, perché se no. E fa bene che Babbara a fare il gen invece di salvarli, perché tanto se no. Se no qui ci rimaniamo tutti. Madonna, c'è il curse. Dai, vai a salvarli. Vai a salvarli, vai, mentre io finisco il gen. Così tu ti fai prendere e io scappo. Che ne dici? Cazzato nero, ma salvali, idiota. Non li salva. Ma ha visto. Ma uno l'ha salvato. Vai là. No, mai questa andata. La facecam challenge. No, perché è riuscito a prendermi subito. Poi ha preso gli altri. Qui è già tanto se riesco a scappare con la botola. Ci proverò però. Ci proverò lo stesso. Buonasera Alessandro. Buonasera. Stavolta non è andata bene, ma comunque spero di attivare almeno la botola. Tanto ora torna qua, è sicuro. Se non torna qua è strano. Se non, è strano che non stia tornando qua, eh. Perché lo sa che. Vedi, vedi. Vai, preso il ruin. Troppo tardi. Lo so che ora sei incazzata, ma così e basta. Mica scemo. Liscio. No, questo è bravo, questo è bravo, non ho niente da dire. Questo è bravo. Prova anticipa, visto. Vedi? Però vedi, anch'io ho anticipato qualcosina. Me la sono giocata discretamente bene lì. Discretamente, non mi ha neanche colpito. Sì, ho giocato malissimo all'inizio, ma poi, qualcosino rimediato, dai. Però la facecam challenge in questa partita. Ma sai cos'è? Io vorrei trovare
Outer Haven, quelle mappe lì che hanno tanti pallet, lì lo fai proprio include lì, diventa sciano proprio. Queste mappe qua sono una via di mezzo, sono vantaggiose anche un bel po' per il killer se gestite bene, quindi alla fine sì, lo tieni, ma fino a un certo punto. È già tanto l'altra volta che ho fatto perdere tempo. Comunque, ragazzi, vi assicuro che il Discord funziona, gli inviti funzionano perché le persone bene o male continuano ad entrare nel server, quindi credo proprio che funzioni. Grazie Simone per l'€20. Zeb, ti trovo in forma, buona live. Meglio. No, ecco, distratto come una merda. Chissà se vieni qui. Stavo guardando il cadavere. Spostiamoci, va. Ma ha preso. Ma tanto non mi interessa, mi interessa la botola, tanto questa è persa se no, quello è il discorso. Zeb, prepara i Blood Point per Freddy o Sandman, tranquillo, tranquillo che li rifaccio tutti in poco tempo. Ma ora arriva qui, ora arriva qui col chili. Ora prende il chili. No? Sì, sì. La botola non gliela voglio dare. No, io dico sì. Tu dici no, io dico sì. Dai, trova anche Barbaro, dai. Bene. Ora sarà, ecco, cazzata nera vuole lui. Se lo appende, dovrei riuscire a trovare la botola. Vai, ah, non è che Barbaro, un altro. Oddio! Qualcuno si è unito all'esercito Ace Gamer. Benvenuto Smeno, Smeno trattino basso. Lo apprezzo davvero tanto, grazie per la tua sponsorizzazione. Ora viene col chili qua. Ora viene col chili. Se non ha. Ecco. Dai, botola. Dai, botola. Dai, botola. Pizzi vieni, botola, botola, botola dove sei? Botola dove sei? Sento cantare. La birra fa male. Oddio, il Noed, non sei qui? No, ora viene, merda, sciarcoso. Eh sì. È andata male perché ho toccato, non dovevo toccare il coso, il patacchio. Probabilmente mi prende perché tanto. Dai, rompilo, rompilo. Niente, niente. Niente. Non so dov'è la botola. Vabbè, dai. Questa era meritata comunque perché ho giocato male all'inizio. Non posso dire che non me la sono cercata. Andrà meglio la prossima volta. Io devo sbloccare gli offering per le mappe migliori, però se no qua non si fanno i punti. I punti face camp, intendo. Benvenuto Punch in the Face. Grazie per esserti unito all'esercito degli Ace Gamer. Mi fa molto piacere, grazie della sponsorizzazione. Benvenuto a Raffaele Ramazzotti. Anche a te, grazie mille per il sostegno, grazie per la sponsorizzazione, Raffaele. Poi abbiamo, no, oddio.
Abbiamo Gabri Baldu, grazie dei 5 euro. Buonasera Zeb, buon proseguimento di live. Non sono riuscito a fare la Facecam Challenge sto giro perché la mappa è stata brutta e poi comunque all'inizio ho sbagliato, lo ammetto, lì ho sbagliato proprio, cioè non posso, cioè non ci sono attenuanti lì. Può succedere. Pugno in faccia, davvero. Si chiama pugno in faccia. Ne vado un altro, oddio! Androtex Cari. Sì, ho letto bene. Sì, perché qui c'è lo sfondo scuro. Androtex Cari, benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie per la sponsorizzazione, mi fa molto piacere. Molto piacere. Infatti, qua siamo in tantissimi di già, guarda. Comunque, sono riuscito ad entrare nel server Discord, è un problema del browser o qualcosa. Comunque, vi consiglio di scaricare il programma desktop, che è più comodo, invece di usare il browser per Discord, appunto. È molto più comodo, ha meno bug. Grazie Germano Mosconi che mi scrive. Sai quando uscirà Freddy Krueger? Ah, e chiudi quella porta di qui, dai. No, uscirà, credo, giovedì prossimo, probabilmente. Probabilmente. Grazie Jouts per la donazione. Ciao Zeb, vieni in libreria. Ho visto un libro sugli youtuber che fanno gameplay e venivano nominati tutti tranne te. Lezzo. Ma io non sono un gameplayer su YouTube, io ho pochi iscritti, quindi è giusto che io non venga nominato. E chissà perché. Oh, Bezzi Vozzi, sai quanto me ne frega a me. Sopravviverò. Sardo Gen, grazie per i 2 euro. Alla sera Zeb, vai col teabag. Sardegna sempre fiera, grazie mille. Ci proverò sto giro. Oddio, il nostro Black Cat Overclocking è diventato sponsor di Zeb89. Mi fa molto piacere. Benvenuto anche a te nell'esercito degli Ace Gamer. Mi fa molto piacere. Fierissimo. Madonna, guarda, un sacco di sponsor in così poco tempo. Assurdo. Sto scorrendo tante volte. Ah, Pifcotto 87, scusami, scusami, non avevo letto, mannaggia a me. Pugni in culo al killer. Riempilo di buchi. Peggio di un eroinomane. Eroino. Sì, eroino. Sì, va, cose brutte, lasciamo stare. No, io devo fargli il teabag, se no non si arrabbia. Se gli fai il teabagging. È quasi garantito che si incazzi. Grazie Carbert. Carbert, sera Zebri, eccomi dopo un bel po'. Faresti le congratulazioni per la sua laurea ad una certa Arianna da Monghi d'Oro? Complimenti Arianna per aver conseguito la laurea. Anche se, secondo me, potresti anche farne a meno. Basta impegnarsi. Comunque, complimenti. Giorgio, buonasera Giorgio. Fierissimo, Giorgio anche lui uno sponsor, grazie per la donazione stasera. Eccomi tornato alla mitica live della domenica. Presente, dai, facciamo. Dobbiamo sbloccare un altro punto, eh? Dobbiamo fare un altro punto di Facecamp. Abbiamo fatto un punto con Mickey Rourke. No, guarda che pezzo di merda! Ah, ha cambiato personaggio. Pensavo fosse uscito, cazzo. Vabbè. Meno male che non esci. No, perché metti quell'offering schifoso? Perché? Perché metti quell'offering lercio? Tutto tranne quello. Cioè, faccio la challenge così, sempre il livello del grano. Sempre il fottuto livello del grano. Sempre. Ma possibile? Cioè, io capisco uno, poi due, poi tre. E due. E tre. Accidenta la mala sorte del Signore. Ciao Sami San di nuovo, guarda, fieri, dai, il chat. Quando le porte sono aperte e appende uno, si chiudono le porte e viene rilevata l'aura dei survivor. Sì, TCD sta parlando del nuovo perk in arrivo per Freddy Krueger, dove in pratica se uncina uno, quando tutti i generatori sono fatti, l'uscita si chiude per 60 secondi. Ah, è uscita alla fine la palude. Questa è bella, mi sa, perché non è quella della nave. Vai. Non è quella della nave, allora si può fare bazziconi. Non è così che si fa, così! Mens. Salz. Mens. Oh, non viene. Sa che è campanaro, eh? Sapevo, Samaranz!
No, lo devo fare io la sfida, non è giusto. Guarda qua. Ma questa è Legacy, è più forte, eh? Sì, è Wi-Fi. Ah, contento. È Wi-Fi, è grazie a cazzo. A parte che non mi alza perché... vedi, mica scemo. No, da che palle, perché non mi ha alzato? Cazzato nero. No, mi sta rubando la challenge. Da che palle. No, non mi ruba la challenge. Bravo, vieni da me. Manz? Chissà se mi segue. Eh sì, cazzato nero. Oh, un altro wifi no, eh. Incazzato. Questo è bravo però. Questo è bravo, no? Comunque sta mappa per fare il giro ci metti un po', eh. Cioè lo tieni ma non più di tanto. Mi devo uscire dalla tua Haven, quella è sbilanciatissima. Chissà se mi face campera comunque, eh. Non lo so se è sufficiente. Ecco! Ecco! Guarda! Ecco un altro punto guadagnato! No, dai, non ti spostare, ecco! Rimani lì! Rimani lì! Ecco! Sono riuscito a guadagnare un secondo punto, ma per essere valido. Per essere valido non si deve. Non deve lasciarmi, eh. Se no non vale il punto. L'ha visto quell'altro. Vabbè, comunque ancora sta camperando, eh. No, non sta più. No, no. Dai, no, no, torna. No. No, non è più valido. Non è più valido il punto. Ora sta tornando, però. No, ma non è proprio facecam. Un po' sì, dai, ma non è proprio face. Face è diverso. Va a fare le finte. Vabbè, campera ma non è face. Non so se contarlo o meno, guarda, sinceramente. Sì, sì, no, vabbè. Mi sa che la possiamo contare. Dai, fa su e giù con la testa. Ma però mi... Aspetta, se va da me. Sì, dai, contiamola, dai. Dai, ha camperato, dai. Dai, siamo a due punti. Incazzato bionico perché ho fatto il T-bug. Oddio, Warcraft Man, grazie mille per la gigantesca donazione. 25 euro. Ma la live a tutti, ma grazie mille Warcraft Man, davvero. Davvero l'apprezzo un casino. Siamo arrivati a quota 2 punti. 2 punti per noi. Madonna, incazzato nero. Proprio gli stavo sulle palle. Faceva su e giù con la testa, incazzato nero. Madonna. Allora, grazie Dazmano, piccolo pensiero come sempre. Piccolo grande pensiero. Grazie Dazmano, grazie Filippo. Ti seguo da più di 5 anni, questa donazione è solo un piccolo contributo per tutto ciò che fai per i tuoi fans. Ma figurati, grazie Filippo, non c'è problema. ThugDBD, sono un tuo grande fan, sono stato IP bannato da Discord perché uscivo e rientravo dal canale per sbaggare il microfono. Boh, devi parlare con i moderatori perché io non ti ho bannato, ti avrà bannato un mod. Poi ci parlo, nel caso, per capire cos'è successo. Poi abbiamo... Oddio, un nuovo sponsor, Diego666, si è unito anche lui all'esercito degli Ace Gamer. Sono l'unico Dwight, tre Claudette. Benvenuto, lo apprezzo tanto, eh.
Aspetta che qua. Claudio 47, prova intanto a usare Discord sul desktop e poi riprova perché comunque funziona, non è che non funziona. Ma quindi se uno fa facecam e gli altri perdono tempo? E gli altri devono fare i generatori su una facecamera. Se no, sono stupidi. Quanto hai sclerato sulla terza isola di Cuphead? Un bel po' di ore. Un bel po' di ore. Grazie, Raiking. Prima donazione fiera. Ti volevo chiedere che mouse e tastiera usi? Allora, la tastiera è della Razer, questa qui, non so se si vede. Il Razer e il Chroma. Il Razer Chroma e poi c'è l'Abyssus come mouse. Il Razer Abyssus. Grazie a Razer per avermi sponsorizzato questa roba. Lo apprezzo tanto, comunque. Quindi un saluto a Razer. Finalmente una bella mappa. Vai. Mettiamoci di impegno, eh. Mettiamoci di impegno. Benz? Benz? Ma non viene. Dai, mi chirurg. Dai, voglio il terzo punto. Ecco, sta arrivando, incazzato. No? E perché non arriva? No, mi sa che ha visto qualcun altro, non è giusto. E che palle, oh. Ma m'ha visto, m'ha visto. No, no, dove devi andare dietro? No, non gliene frega niente, non gliene frega niente, oh. Che palle, non gliene frega niente, ci ho provato, non gliene fregava niente. Ah, che palle, oh. Aspetta che mi curo. Grazie Andro Texcari per il pensiero, mi fa piacere. No, mi fa piacere che mi ti piacciono i video. Ci metto un sacco di ore in quei video. Vabbè, vuole rubarmi i punti. Ci penso io. Ma dov'è il killer? Ma non mi caga il killer! Non vuole me. Non gliene frega niente, oh, possibile. Non vuole, va bene. Non mi fa manco passare, pezzo di merda. Oh, devo fare un gen. Ma questo non fa niente, sto killer. Vabbè, se mi vede lo tibaggo, poi lo faccio incazzare nel caso, ma non voglio fare il peso morto totale alla squadra, quindi facciamo il gen per ora. Grazie Adrian Sis, potresti salutare a modo Lora che ogni sera ti guarda su Rete4. A me su Rete4, ma stai scherzando. Ti guarda su Rete4. Qualcosa non torna. Grazie Gianfri, un abbraccio da me e la mia ragazza Danila. Grazie mille, ragazzi, mi fa piacere. Fa molto piacere. Quando Zeb è molto meglio dello studio. Zez? Dai, ma questo killer si è arreso, non sta facendo niente. Sta facendo niente. Ma? Non sta facendo niente sto killer. Ma così non ci facciamo il punto facecamp. Dai, che palle. Era pure una mappa bella. Faccio scoppiare anch'io per protesta. Dai, ma non viene, non viene. E puoi far scoppiare quanto vuoi, ma non viene il killer. Cioè, per una volta che il killer non ti vuole, dici bene, ma il
La challenge stasera è al contrario, quindi capisci bene che insomma non va bene in questo modo. No, se la sta prendendo con un altro, dai, non è giusto, sono più bellino io. Grazie di nuovo, Sardo Gen, vai col T-Bag, Sardegna fiera, ancora una volta? No, qui c'è il basement. Ma non ci sono pallet. Vedi, sono rotti questi, non mi converrebbe. Oh, rimane lì. Mi sa che l'ha guadagnato lui il punto, eh. Il face cam point, eh sì, eh. No. Madonna, che demente. No, torna indietro. Dai, brutto, non fare così. Allora sei demente, eh. Sì, controlli ai maddietti, questo è stupido, altro che... No, ma questo è proprio fuori di testa. È un non pensante. Il problema è che se mi avvicino troppo, visto che non c'è il pallet, potrebbe benissimo farmi fuori, quindi... Dai, vieni! Non viene! Me ne frega, guarda, a me non me ne frega, che se... Non viene! No, qui non ce la facciamo. Niente, niente, non gli interessa, non compra nulla. No, non mi interessa, no, no, no. L'ha guadagnato lui il punto, vai. Il punto face camp, vabbè, non è face camp, ma è camp. Sono questa challenge server borrowed, vabbè. Da usare con me, però. Perché se deve seguire me... Adrenalina serve sicuramente, anche lo strike. Dead hard, no, c'ho l'abilità adatta, guarda, direi. Questo killer è scarso, eh. Questo killer è scarso. Mi fa quasi pena. Cioè, non sta facendo, sta facendo poco niente. Ora quando muore, però, vediamo se riesco a farmi odiare. Quando il killer non ha le mani. Zebba, che ora farai mostro? Intorno alle 11. Intorno alle 11. O verrà adesso, mi vedrà qua al lavoro. Eh sì. Ecco Zevelez. Non gli... Ma, serio? Cosa? Cos... Oddio, il Noet. Il Noet. Il Noet. Alzalo. Bene, ora ti rompo il Noet. Ora ti rompo il Noet. Ma come si fa a usare Mandriano con Noet? Bisogna essere merdosi, eh. Ecco Zevelz. Ma speriamo che abbiano aperto l'altra uscita, perché qua se no è lì, è lì. Ho visto sì, ho visto bene. Chissà se sfreccia in qua. Secondo me rimane lì, Secondo me si accontenta, perché da quanto è senza mani, a mio avviso in qua neanche ci viene. Vuoi vedere che non viene? No, ma perché rischiare? Perché rischiare? Ho appeso uno stronzo col Noet. Perché rischiare? No, questo è Nabbo. Questo è senza mani. Proprio senza mani. Non vedo l'ora ci sia stronzo. Così Swissman pa. Dai, fai bravo. Ah. Così lo fate scappare. Poi comunque io non ho pretese. Se dona sono contento, ma se non dona non è che, cioè, non cambia assolutamente niente. Cioè, nel senso, ovvio che mi fa piacere, non è che sto lì... Ho fatto Monstrum perché me l'avete chiesto in tanti, diversi. Non uno o due. Cioè, decine di persone me l'hanno chiesto. Incazzato, vedi, vedi? Cazzato bianco. No, l'amore! No! Dov'è l'uscita? Dov'è l'uscita di merda?
Niente punto facecam, però vabbè. Niente, però io ho rotto il totem del no, ed è, quindi sono già contento così. Sono già soddisfatto, però niente punto. Oddio, è uscita la scena dell'animation proprio. Madonna, che build da carciofo proprio che aveva. Allora, abbiamo, sì, abbiamo Sardo Gen di nuovo. Poi Muratore 98, ma la sera Zebone. Perché non fai una live con la maglietta verde? No, dai, così si vede solo la testa e le braccia che svolazzano, per quello dici. Due punti però non sono tanti, eh. Due punti non sono tanti, devo fare di meglio. Devo fare di meglio. Incazzato bianco come il mio prof quando vede che non ho studiato. Oh. Poverini voi che andate ancora a scuola, guarda, scusa se ve lo dico. Bravo Zeb, grazie Stefano. No, ma ragazzi, io ci provo, però se il killer se la prende con qualcun altro, più di infilarmi lì in mezzo. Non è che mi voglio proprio suicidare, cioè l'intento è farlo incazzare e tenerlo un po' così, ma non è quello di suicidarmi, cioè, badiamo bene a questa cosa. Poi vabbè, se rompi le palle al killer al 90% muori, perché ti fai scampera, però se hai fortuna, se usano il Borrow davanti all'exit, ancora, potresti salvarti. È difficile, però a me è successo, eh. A me è successo. Volete la live con la maglietta verde? Ma è stupido, dai, è stupido. Prendo la maglietta Is Gamer verde, così si vede il logo che vola. Madonna. Comunque un ringraziamento anche a tutte le persone che si shoppano le magliette, perché a me fa piacere il fatto che le persone abbiano intenzione di portare il mio logo in giro. Cioè, innanzitutto quello mi fa piacere. Veramente. No, la scuola non è inutile. Attenzione, però dipende da quello che vuoi fare. Sta mappa. Vediamo un po' se riesco a fargli zavizzi qua. Vai, sta arrivando, eh. Facciamo rumore, ma. Secondo me è il trapper. Vediamo se ci azzecco. No, è il dottor Frizzino. Ma non viene perché ormai sta seguendo quelli. Frega niente. No, gliene frega. Sta dietro quegli altri. Sto perdendo solo tempo. Tanto vale che mi metta al lavoro. Vabbè, se lo vedo lo tibaggo, quindi di provare ci provo. Ok, c'è lo skill check per impicciolire lì. Lo skill check, c'è il perk per impicciolire gli skill check. Infatti ha sbagliato il nabbo. Quello è un problema per il decisive strike, perché rimpicciolisce anche lo skill check del decisive. Ma ora ce l'ha con quello, che palle. Dai, però, come si fa? Brutto. Devo stargli sulle palle in qualche modo. Io direi di finire questo. L'hanno farmato? Sa che l'hanno farmato. Zabizi. Dottor Frizzino che campera col Frizzino. Eh sì, Francesco, c'è il caso, perché sta lì con la mano alzata e lancia i frizzini per impedire il salvataggio. Bravi ragazzi. Due gen. Dai, però non vale, lo devo tenere io. Non voi. Faccio intervento, Non gliene frega. Zero. Proprio zero, non me ne frega niente. Dai, lisciami le mele che devo andare a farmi odiare. Devo andare a farmi odiare. Odiami. Eccomi, odia. Ah!
Antifrizzini tu mi butti. No, no. Ecco, mi sa che mi odia. Comunque non è facile da paletruppare, il dottore. Per ovvi motivi, c'è il frizzino, capito? Mi sono bloccato un po' sul ceppo. Dai. Decisive mi sa che non lo becco perché c'ha il perk per rimpicciolir coso. Provo. Pensare! Anche ora mi odia. Ora mi odia, sì, Guardalo! No, dove l'è entrata? Qua cazzato! Vabbè, è il massimo che potevo fare. Vediamo se ha funzionato. Vediamo se ha funzionato. Cioè, già il fatto che ho beccato il decisive secondo me è sufficiente, Vediamo se ci ho azzeccato. Dai, ci conto. Dai, siamo arrivati a un gen. Possibile che non sia incazzato? Possibile che non sia incazzato? Dai, sei incazzato, di la verità. Dai, di la verità, puoi rimanere qua giù. No! Dai, perché? Che altro devo fare? È rimasto un gen. No, è proprio... no, ma è sempre qua, È sempre qua intorno, Cioè, non face camper, però mi sa che sta proprio vicino. No, niente, non gli interessa. Guarda, quelli finiscono. Ma però non lo segue, hai visto? Cioè, l'ha cacciato e basta. No, mi sa che... Allora praticamente facciamo così, il camp è valido se non vuole ammazzare gli altri. Facciamo così, perché sennò dopo è troppo... Vedi, ecco incazzato di Quagga! La testa, Quagga! Incazzato! Quagga! No, l'ha incazzato nero, altro che... No, il quale si sente sempre, no, vuole me, vai. Questo è un altro punto, ragazzi. Siamo a 3 punti. 3 punti, è sempre qua, vai, camperaggio, no, leggero insomma, arriva uno, lo caccia, ma non credere, sta all'uscita del basement, vedi, non si sposta, se non si sposta ora, punto confermato, non si sposta, 1 su 4, ragazzi, è bellissimo far perdere il pip al kill, guarda, incazzato, guarda con la mano, No, vale come, zitti tutti, vale come questa. Non si è mosso di un millimetro. La face camp challenge. Ma non si è mosso proprio di un millimetro. Guarda, sono scappati. L'ha incazzato, la torna, incazzato nero. Guarda la torna, Eccolo! Guardalo con la testa, ora fa. Guarda, lo sapevo, ma prevedibile. Ecco! Nels. Vado, devi mettere il perk object of obsession. No, ma anche senza, tranquillo che mi vedi uguale. Basta che fai rumore, quello è uno slot sprecato. Non serve. 3 punti, ragazzi, 3 punti per la face camp challenge. Camperata per la terza volta. One the face camp challenge. No, volevo dirgli che ho vinto la challenge. Chi era? Era tedesco, era uno scheisa. K
incazzato nero. Vediamo un po', aspetta, vediamo se abbia, se qualcosa di fiero. Ah, sblocchiamo. Non c'è un cavolo. Peccato. Mamma mia, siamo già a 3 punti. Nets. Ho sempre, riesco sempre a farmi fiscamperare. Vediamo una cosa. È uscito il killer, favoloso lui. Mi sa che ha visto come ero vestito, tutto giallo. Però riesco sempre a farmi fiscamperare. Aspetta, vai, andiamo un po'. Den, 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 den. Non vedo l'ora che esca il nuovo killer. Speriamo sia buono anche, anche senza contare i perk, proprio come potere. Speriamo non sia troppo ovvio. Muovesse. Dai, carica su. Zeb, il killer non lo usi stasera. Potrei fare qualche partita anche da killer, ma voglio vedere fin dove arrivo qua. Il pack per Freddy della chiusura del cancello è da bastardi. L'importante è che non ti fai prendere. Poi, se ti fai prendere, te la camperi per un minuto e il perk scade, perché insomma sono sempre 60 secondi. Quindi o il killer se li gestisce bene qui 60 secondi, o se no comunque... ciao ciao, nel senso, devi solo stare un po' più attento. Sami Sam, nuovo emoticon credo già dalla settimana prossima, metterà un altro paio di cose. Perché comunque li posso fare, grazie a tutti gli sponsor ho sbloccato almeno una decina di slot per le emoticon, per le emoji, quelli che sono. Chi l'è preferito? Quello con la motosega, Mickey Rourke è forte. Però è più forte l'infermiera, però insomma la devi saper usare. Questa non carica sta partita perché qualcuno c'ha il PC di legno. Termina applicazione perché è un gioco favoloso dove se uno esce ristalli le ore. Madonna, che palle. Che palle quando non funziona la roba. Secondo me il kill è più forte l'Huntress. È lenta però, è lenta. Su certe mappe è forte, su altre meno. Il problema è che
le mappe in cui è scarsa si sente molto che è scarsa, cioè nel senso se giochi la palude ci sono pochissimi armadietti per le accette, è veramente da sclero, quindi non credere. Invece l'infermiera sì, vedi di merda perché c'è ci sono le frasche, però almeno ti puoi muovere, un minimo. Là ci sono manco gli armadietti, manca poco. Però mi sa che il mandriano è sicuramente più versatile. Guarda, sinceramente. Abbiamo bisogno del K, ma il K non è mio. Non è di mia proprietà, io metto faccine mie, tra virgolette. Che c'è Memento Mori? Mi sa che c'è Memento Mori. Benvenuto, nuovo abbonato. Jack Daniel, benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie per la tua sponsorizzazione, benvenuto. Benvenuto. DPD c'è per console? Sì, purtroppo c'è. Ma il K non è mio, io la roba degli altri non la uso. Cioè, in quel senso lì no. Vediamo un po' se è quella. Ok. Pizzevene, dai. Facciamoci un altro gettone. Dai, dai, torcia, torcia, torcia. Entità, se esisti, mi devi dare una torcia. No, è lei? No, brutta entità. Mi dai la merda. Ciao. È diventata bionica, vai. Cazzata. Madonna. No, no. Schia. Non lo fare? No, dai. Perché se ne va? Apre le accette, aspetta. Dove sono? Dove sono? Madonna, cazzata nera! Qua, qua! Cosa? Cosa? Nabbo di merda, le accette col Noed. Nabbo schifoso. Madonna, no, fai skill check, non sono male io, eh. Guarda, me lo dico da solo, ma non sono male male, eh. Ma questo c'ha le accette col Noed. È schifoso questo. Furbo. Fatto il furbo, sì. Chissà se fresca. Dai, gettone in arrivo. Sì, ma fate i gen, dai, che l'ho tenuto anche un po'. Cioè, siamo arrivati da 5 a 2 gen, forse uno, dipende se si sbrigano o no. C'è stato un altro sponsor ora, ma. Mancava pochino pure. No, ma sai perché non. Perché non gli conviene? C'ha pure le accette con noi, non gli conviene camperare. Al massimo camperà un pochino, ma. Vabbè, è andato a prendere l'accette ora. C'ho le notifiche che. Il sito delle notifiche che è giù. Cioè, arrivano le notifiche, ma non riesco a controllarle. Quindi non so chi è che si è abbonato.
Purtroppo non ho letto in tempo, quindi non posso leggerlo di nuovo. Capito? Siccome è un bel sito. Aspetta che vedo un po' se si svegliano. No, ma questa comunque campera, eh. Cioè di base campera, non so se contarla meno. Cioè non sta andando altrove. Cioè altrove non va, bene o male. Contate che è un killer con range, quindi se non va altrove. Vedi, ha fatto pure il genere, rimane qua. No, si è spostato. No, vabbè, non conta perché si è spostato. Se si sposta non vale. Ma mi sa che... Ma perché fiddano? Perché fiddano? No, ma questi vogliono fiddare per forza. Sono proprio dei cretini schifosi, eh. Ma ho capito. Allora, se vuole me... Ecco, sì, si conta, sì. Ma tanto... Col borrow time. Vabbè. Ah, e mori. Vabbè. Oddio, l'accetta messa male. Oddio. Vabbè, dai. Io la conterei però, perché voleva solo me, eh. È da contare. È da contare. No, quando il killer non ammazza gli altri. Cioè, mi ha ammazzato gli altri solo perché stavano davanti, ma non li ha appesi perché voleva solo me. Quindi conta. Quando il killer si incazza e vuole solo te, allora va bene. Cioè, la regola è quella. Quindi siamo arrivati a 4 punti di camperaggio. Cioè, è abbastanza facile farsi face camperare o comunque camperare fino alla morte. È abbastanza facile. Non è difficile. Po'. Già trovata? Ah, finalmente funzionano di nuovo le notifiche. Aspetta che... Vai, facciamo il pop-out. Pop-out per Benino. È stato Jack Daniels, grazie per essere diventato uno sponsor. Benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie anche a Sowing Salt Ace Gamer. È il ragazzo che ha organizzato l'evento di Vasto, che si vede in qualche mio video. Ciao Aldo, come va? Grazie per la sponsorizzazione, eh. Dai, dovresti portare DBD. Non era camperaggio? Ma perché è ranged? Vabbè, questa non la conto perché c'è chi ha da contestare. No, vabbè, comunque voleva me, eh. Non era proprio camperaggio, però voleva me. Vabbè, facciamo 3 punti di camperaggio proprio face, ho quasi. Dai, per giustizia. Sowing Salt, fiero. Ho visto che hai cominciato a streamare. Cominciato, continui a streamare spessissimo LOL. Devi streamare DBD, è più fiero. È più fiero DBD. Savants? Rosic Camp. Sì, però ora andava avanti e indietro, poi c'aveva le accette col Noed, eh. Cioè, vogliamo parlarne. Se non aveva le accette col Noed, lì ci si salvava tutti, eh. Dal primo all'ultimo. Non tanto il Mori, perché comunque per usare il Mori devi appendere l'accente. Quindi secondo me, se non avesse usato le accette col Noed, ci saremmo salvati tutti. Perché era pure scarsino. Quando si rinnova lo sponsor, è mensile, Sergio. Quindi uno può decidere se rinnovarlo o meno, come vuole, insomma, è così. Cioè, comunque è mensile. Pare sono 4,99.
Conviene farsi il PC da gaming? Dipende, se giochi prevalentemente sul PC, sì, però dipende da che tipo di gamer sei. No, dimostra mappa, che pa- no, questa è cattiva, eh. Dai, ci provo lo stesso. Nance? E Leatherface? Madonna. Guarda, guarda, guarda. No, Leatherface, guarda che sono qua. Dai, dai, facciamolo incazzare. Ma non viene? No, non vale. Non gliene frega assolutamente nulla. Dai, che palle. Ma io mi faccio seguire. No, o campera il primo che vede. Campera il primo che vede. Ci ti rendi conto? Questo trova uno, lo campera. Aspetta, è andato via? È andato via. No, qui finito. No, che palle però. Che abbia il chili è cosa certa. Che quando appende la gente in pratica col chili vede dove stanno gli altri. No, non gliene frega. No, 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 gliene frega come. Se bene, ben se bene, ben se bene. Ben se bene, ben se bene, ben se bene. Che l'ho finiti qua, eh? Eh sì. Ce n'è uno lì. Dove bagno? Vai a camminare. Dove bagno? Dove bagno? Su di bagno? No, pensavo facesse la finta. Ha cambiato tattica. Ha cambiato tattica, il bastardo. No. Ma non ho sbagliato perché ha fatto il movimento, ma proprio perché ho schiacciato lì a finisce. Madonna, che palle. Oh, non si becca sempre Decisive. E spesso esce più in là lo skill check. Lo so che è a random, ma io sono abituato a... Mi aspetto che esca sempre più in là, vabbè. Non mi face campera, peccato. Peccato sì. Ma non face camper, sta cercando gli altri. No, ma di solito se la prendono se ti buggy, eh. Se non se l'è presa è strano. Se non se l'è presa è strano, perché di solito si incazzano neri. L'ha lasciata a terra, mi sa che sta seguendo quello. No. No, questo non la prende sul personale.
Mi sa che sarà difficile. Ah, ci vede col cili. No, questo non si arrabbia. Ti piace Dark Souls 3? No, no, a me i Dark Souls non mi piacciono perché non mi piace il genere. Poi magari Dark Souls è più bello rispetto ad altri giochi del suo genere, però a me di base è proprio. A me piaceva Sacred dai tempi. La leggenda dell'arma sacra. Quello mi piaceva, andava a zappare gli orchetti. Quando fu distribuito quel gioco dalla FX, lo acquistai, anzi me lo regalò mio zio. Cioè, ci giocai un bel po', però oltre a quello, boh, non è niente. Dai, dimmi. Cora mio collo! Cora mio collo, mi raccomando! Dai, su. Tanto qua ho già capito, questo non gliene frega, non la prende sul personale, ripeto. Tanto vale scappare normalmente. Ma ora vieni qui. Subito meglio. Però giallo in mezzo alle frasche non è mica male, eh. Giallo in mezzo al grano. C'è ritornino. C'è ritornino. No? Tornato indietro. Sa che ci rimane. Ehi, che le mette? Cazzato bionico. No, va via, pattuglia. Salvatelo! Vai, torna indietro. Dai, ora ci rimane lì, perché l'hanno salvato. Ragazzi, un altro gen, eh? Un altro gen. No, comunque l'ho tibaggato un bel po', non gliene frega niente. Dai, è inutile insistere, si perderebbe solo tempo. Bello capito. Sì, ma qui. Pezzo di merda. Ma perché ha tirato una botta al muro così? Ti immagini? Dobbiamo aiutare questo, dai. Ah, ok, facciamo quella, va. Ma qui i pallet sono tutti rotti, di mortacci loro. Li ha sprecati tutti. Che palle. Qua, devo vedere un po'. Perché. No, non puoi aiutarmi. Come ti permetti? Ah, si può, oddio. Ma ora arriva di corsa. Ma questo non è proprio camper, vedi, appende uno e si muove col cini, vedi, non gliene frega. Vedi, vedi. Non gliene frega. No, no. No, no, vedi, non gliene frega niente. Questo appende uno e vede dove c'è il cili, vedi col cili, ha visto gli altri due, per quello sta là. Ha visto che gli altri sono andati lì, vedi, vedi. A spammare il NES. Velevi? Lasciati lì. C'è andato là per scalciare. Scalciami ste due palle, va. E torna. Sì, ma questo. Sta camperando il gen. Guarda, ora ci torna. Guarda, ora va lì e torna. Guarda come torna. Uno, due, tre. Ah no, è andato su a vedere quello su. Ora torna e va di nuovo là. Guarda, te lo dico io. Vuole vedere se è ancora scalciato. Sta a vedere.
No? Vedi, ovvio. Va, va. Ci ha messo un po', eh. Vedi, vedi. E gli altri intanto si grattano. No, ma praticamente lui si deve convincere che i survivor siano da tutt'altra parte. Vedi, vedi, è proprio un sacco di merda. Ma se... Possibile che se rimane lì non riescano a finire il generatore? Perché ce ne sono tre, uno nella casa, uno là. Trovato uno? No. Trovato nessuno. Ma che... Ma perché non si muovono? Perché non si muovono a fare l'altro gen? Io me lo chiedo veramente. Bene, ha trovato uno, finalmente! Finalmente! Ripsito donazioni! Fai vedere una cosa. Sta gente che non riesce a mettere un se in sesto un sito, dopo settimane! Cioè, non mi si può dire che non gli ho dato tempo, eh. Non mi si può dire che non gli ho concesso un po' di settimane di tempo. Non è che dici, pretendi su... No, cioè, semplicemente proprio... Vai a vedere una cosa. Riesce a mettere in sesto un sito, dopo settimane. Cioè, non è... Ma mi si sente doppio. Aspetta, che... Se non mi trova... Ora mi body blocca. Oh, non fanno il gen, proprio non lo vogliono fare. A parte che ce n'è un altro solo. Fammi andare qui. Oddio. Euro lo appende e vede dove sto io. Non lo appende? Ecco. Vieni, 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 vieni. Vieni. Tanto lo so che mi vedi, idiota. Madonna, speriamo che la botola non appaia in casa, perché se appare lì... Pipistrin puzza. Allora il discorso è che ti dici, vabbè, devi dargli un'opportunità, sai, problemi tecnici. Una settimana, 2 settimane, 3 settimane. Insomma, un conto è essere pazienti, un conto è essere scemi. Quindi, guarda, se non torna a funzionare, se non torna in funzione al 100%, veramente addio, proprio addio. Vi lascio ai vostri partner miseri che fanno 2 euro al mese. Ma perché non esiste? Perché non funziona il sito delle donazioni, Aldo? Non funziona perché lo stanno addossando, lo addossano da 3 settimane. Solo che questi TP stream dicono, dobbiamo risolvere qua e là, e dopo settimane ancora non funziona nulla, quindi... Insomma, fate voi. Il discorso è che... Ora io cambio, perché tanto quando cambio vedrete che funzionerà tutto. Ecco qua mi vede. E questa è persa.
sono pallet là. Non ci... vabbè, sì, era persa, ma sto distratto da sto fatto, perché veramente non riescono, non sono in grado. Perdono un sacco di soldi, contenti loro. Ma loro non è che sono contenti, è che proprio non riescono. Cioè, non è che non riescono. È al di fuori della loro competenza, capito? Incazzato, guarda. No, ma questa non è... non mi ha camperato. Cioè, altri erano scarsi, che non facevano il gen, stava lì le ore. Aspetta, fammi vedere una cosa. No, ma proprio non riesce, non va al sito. Non va il sito. Ragazzi, ultima possibilità, poi proprio si fa ciao ciao. Cambia sito a sto punto. Sì, hai ragione, Claudio. Claudio, lo farò. Lo farò, infatti, perché non si può andare avanti così. Poi metterò alla prova il servizio di Streamlabs. Vediamo se loro sono peggio o meglio. Però io cambio a sto punto. Poi, cioè, l'unica cosa che posso fare. Comunque, quando dossano, non è che non si può donare a me, non si può donare a nessuno. Cioè, fai conto che mette KO tutti gli altri streamer che usano TP Stream, e quello è il bello. Quindi questi non riescono a risolvere un disservizio che colpisce tutta la loro utenza durante il mio streaming. Cioè, pensa se io streamassi ogni giorno, pensa un po'. Mi butterebbero fuori, mi caccerebbero quelli di TP Stream, come se fosse un problema mio. Roba veramente assurda. Sì, ma non è che a me dà fastidio che non si vedano le notifiche, quello mi dà noia. Il resto meno, ma mi dà noia che non si vedano proprio le notifiche, questo mi dà fastidio. Non funziona, proprio non va. La torcia OP non ce l'ho. E dovrei spendere tipo 200.000 punti per usarla, poi magari morirei subito. Ah no, ora funziona. Oh, sembra essere tornato on. Comunque va on, off, cioè comunque. Però ora sembra funzionare. Ho refreshato, funziona. È successo il miracolo? No, non lo so. No, ora carica di nuovo, vedi, va e viene. Non riescono a tenerlo on. Proprio zero, non riescono. Voglio proprio vedere se Streamlabs ha gli stessi problemi. Secondo me no. Poi, ammesso che li abbia, è molto più grande come sito, quindi si mettono in pari nel giro di poco, perché Streamlabs... Allora, vi spiego perché. Streamlabs è talmente grande che se io dovessi andare in live e dovessero dossarmi, cioè non esisterebbe che vada giù tutto il servizio, perché perderebbero troppo, quindi lo farebbero andare in 10 minuti massimo, subito proprio. No, comunque il sito sembra andare, solo perché per caricare la pagina ci mette un po' di tempo, però boh, a me me lo sta aprendo, poi non lo so. Vabbè. Sono 3 settimane che dosso nel sito e la gente non smette di donare, anche chi dossa non capisce che non cambia. No, infatti, non è quello, è che però il sito deve, cioè non deve andare giù proprio neanche per un secondo. Cioè non deve avere downtime, deve essere come YouTube. Avete presente YouTube che non va mai down, uguale? Cioè non deve andare giù e basta, perché se no non è un servizio che funziona. Se non puoi avere un sito che ha un downtime così. Se no, non, nessuno di... Cioè, molte persone come me possono essere dossate, mica solo io. Quindi il primo streamer importante che arriva, ora non è che per tirarmela, però a livello di cose, di interazioni, il primo importante che arriva lo dossano, non dico io, ma anche un altro, e va giù tutto. Non può andare avanti così, cioè non è proprio possibile.
Vedi, ha funzionato. È arrivata la donazione da Rakibull. Puoi salutare me e il mio fidanzato Saverio. Ciao e buona serata. Ciao Saverio. Fieri. Sono riusciti ad entrare su TPStream a donare. Miracolo. Grazie per la donazione. No, qui lagga bestia. Ma vediamo se lagga a mio favore. Perché comunque quando scatta può dare fastidio anche al killer. Giochi a qualità ultra? No, gioca a low. Proprio a low. Non ho niente, ma guarda Eminem, non spendi i punti sul Survivor perché non ha senso. Ho già prestigio 3 con Dwight e ho tutti i perk, quindi perché dovrei consumare i blood point su un Survivor su cui non serve sbloccare nulla, cioè non ha senso. Ah, cosa veramente schifosa. Difficile, eh? Basta che uno dossa con una botnet a 10 euro e va giù tutto, quello è bello. Proprio gradevole come sistema. Un sito affidabile. Vedi, non va di nuovo, non va niente. No, ragazzi, io il tempo ve l'ho dato, il tempo è scaduto. Ciao. Che cosa Il hai tempo è fatto? scaduto. Funziona o no? È arrivata la donazione, quindi ancora. Sono in solito, ha fatto il test. Consigli come uscire dal Diamond 5 sul 9. E lo chiedi a me! Lo chiedi a me il consiglio per uscire dal Diamond 5. Ma perché sei in Diamond, serio? No, perché l'ultima volta stavi bloccato in Platino. Però, guarda, già il fatto che sei arrivato in Diamond, se è vero, vuol dire un po', eh. No, non lo so, eh. So già che giochi un sacco, che ti devo dire? Stai chiedendo alla persona sbagliata. No, ma ora non ce l'ha con me perché ha messo giù quello. Ma lagga o no? Aspetta, prova a scavalcare la finestra, vediamo se lagga. Vedete? Vedete? Guarda, incazza! Perché c'è agitazione! C'è agitazione! Vabbè, userò il decisive. Userò il decisive, oh. Sperando di beccarlo stavolta. No, dai, non tornare indietro! No, dopo un po' non ti calcola più questo. Peccato. Ah, Eli-chan, grazie dei 3,14 euro. La carta l'ho svuotata quasi. Ecco, ho sbagliato lo skill check. L'ho svuotata quasi del tutto oggi a Milano. Ti dono un pi greco! Ma magari per un bel bubble tea, ti piace? Non proprio. Se sì, buona, te la offro io, se no te lo riporto. Grazie per il supporto. No, ma la gente che dossa non ha una vita, eh. Proprio non ce l'ha, proprio. Sono proprio dei morti di fame. Dai, che vuole me. Madonna, ciccato! No, non tornare indietro. Non tornare indietro. Sì, bel wifi.
fa. Raga, mi chirur. Sì, ma perché fa provare ste mosse stupide? Ma che tunneling proprio. Sì, ma da notare i gen, eh? Notate i gen, ma no, questa è persa. Perché sono dei idioti, eh. Ora mi prende. Ora mi prende, ora mi prende. Fa tonda. No, non vale così. Non vale così. Così non vale. No, non l'ho visto. Bestia, colpa mia. Ma questi sono lenti, sono lenti. Ora face cam, dai. Dai, un punto voglio. Dammi il gettone. Dammi il gettone del face cam. Dai, ti prego, dai. Non mi dire che non sei in ca... ma sai perché forse non lo fa? Perché mancano ancora tanti geni, dice tanto. Vedi, vedi. Mica scena, no, perché... Non si muovono, per quello. Non si muovono. Non si danno una mossa con questi generatori. Sono c'è tutto sto tempo due gen. Tutto sto tempo due gen. Madonna, tutto sto tempo due gen. Perché fanno schifo. Eh sì. Fa il tunneling. No? Interessante. Niente, niente gettone, niente gettone. Mi sa che il sito è di nuovo down, eh. Ho come l'impressione che sia di nuovo down il sito. Punch the face che spamma i sacconi dello zio Peppe. E vabbè. Una soluzione si trova, eh. Morto un sito, se ne fa un altro, eh. Morto un papa, se ne fa un altro. Cioè, nella serie non funziona? Vado dal miglior afferente. Cioè, se c'è un sito che funziona. Aspetta, mi fai vedere se è giù, perché... Sì, sì. Sì, proprio non riescono, proprio. Forbidden, c'è uno clicca sul link di TP Stream Forbidden. Ma oh, vabbè, dai. Sì, infatti che è in Frost, l'hai visto? Tutto il tunneling ancora lì stanno. È proprio inutile, eh. È inutile che mi sforzo, tanto fanno schifo. Dove va? Dove va? Boh. Sta aspettando che muoia quello. Ma questi sono scarsi, fanno cagare. Oh,
Dai, Eli Shan, non ti indebitare, non ti indebitare per me, dai, fai bravo. Dai, almeno ora non funziona il sito, quindi le mani almeno stanno buone ora. Hai visto? Ma comunque io ai quelli di DPSTEAM gli ho detto, guarda, vi do una possibilità, ve ne do un'altra, ma basta, cioè, perché proprio non siete buoni a fare niente. Cioè, non rimettono on, va giù, non rimettono on, va giù. Proprio. Già tanto si è fatto un altro gen. E l'ho dovuto fare io, perché se no non si muoveva nessuno. Ce n'è uno qua. Chili? Non so se c'è chili, perché non sta arrivando. No, ma secondo me ce l'ha, possibile che non ce l'ha. Ormai chili è meta. Botola? Sa di sì, eh? Sussurri? Non lo so, potrebbe. Ci dice sicuro. Ma sai sicuro proprio. Dai. Dai. Oh, get wrecked! Ma ora mi prende uguale, capito? Vabbè, dai, GG, dai. Aspettava mica. Se verere, se verara, busarara. Pensava, riteneva opportuno. Vabbè, bravissimo, sei stato bravissimo. Ne valso la pena, ne valso la pena. Ne valso la pena. Questo mi dà un colpetto, quando mi appende. Il colpetto dell'incazzatura. No? Eh? Madonna. Oddio.
Cazzatori. Ma gli altri hanno fatto veramente schifo sto giro. Sono stati veramente vergognosi, eh. Cioè non si può dire niente, hanno fatto cagare. Skill Survivors. Sì, però hai visto come io ho fatto il dance con la motosega, un metro quadro, dance contro il muro. Che numeri. Io ho fatto zavalavala, zivirz. Oddio. Ciao tributari. Buonasera. Malasera. Madonna, prima ho fatto un 360 al killer dentro la ruspa di Salvini con la motosega, picchiato imbrutalito. Mamma mia. E poi ci sono rientrato dentro. Io veramente. Roba da funny moments. Cioè, cazzato bianco, guarda. Forbidden. It is forbidden, you cannot come in here. Forbidden, forbidden. Proprio non va niente, non va. Non funziona. È da scella proprio sto servizio. Ci lavorano ora la protezione. Ah, questi mi hanno chiuso la pagina donazioni per lavorare sulla protezione. Cioè, perché loro non sono in grado di lavorare durante la settimana. Cioè, devono avere l'attacco in diretta per poter... Ma è inutile che fai una protezione, perché quello cambia le porte, cambia le cose, non cambia nulla. Inutile che ti... Cioè, veramente, è una storia che va avanti da 3 settimane. Cioè, perché le cose dovrebbero cambiare ora? Sì, ma allora, non è tanto frustrazione, è il fatto che non posso andare avanti così, cioè non sono scemo a non cambiare sito, cioè sono proprio scemo, cioè bisogna dirlo. La frustrazione è nel vedere che un sito non riesce a fare quello che dovrebbe, quella è la frustrazione. Poi il resto, cioè a cambiare sito non ci metto nulla, quello è il discorso. Ancora sto schifo, basta sta mappa, rotto le palle. Oh, non c'è stata... Madonna, di nuovo. Madonna, che palle. Ecco, madonna. Oh, senti, io l'ho visto. Prestigio. Ma che fa? Ah, voglio tirare il buchetto, sì. Niente, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. No, non abbassare. Cioè, si è visto che era lontano, eh. Lo stupido. Vediamo se... Ah, vuole quell'altro ora. Vuole quell'altro. Oh, abbiamo una sponsorizzazione da parte di Max. Benvenuto nell'esercito degli Gamer. Pensavo fosse dietro quello e l'ho distratto a leggere. Vabbè, senti.
Sennò si perde tempo. Ma non, per, non è rage, semplicemente voglio fare i punti. Cioè, si sa come va a finire. Scontato. È scontato. Non vi sottopongo allo scontato, dai. Benvenuto, grazie per la sponsorizzazione. No, io quella mappa non la voglio vedere. Posso non volerla vedere. Sai quanti killer escono perché non è una mappa che vogliono? Cioè, io devo aspettare per forza il rotto in field ogni volta, proprio puntuale come una bolletta. A sto punto faccio così, aspetta. Non c'è niente qua. Tocca cambiare Bloodweb. Quit, sì. Ma lì ero distratto, poi tanto si sa come va a finire. Allora, niente, ho trovato la partita. Quitato il killer. Allora, andiamo a una mappa bella. E non c'è l'offering per la mappa bella. Però c'è la torcia viola. La torcia viola. Ma non ho gli add-on buoni per la torcia viola. Mannaggia, c'ho roba brutta. Oh. Vabbè, meglio di niente. Aspetta che metto il povero, se non mette Lightborn, se no. Quindi vado di povero e poi cambio all'ultimo secondo. Dai, speriamo bene. È normale avere fame alle 22. È normale, è sempre normale avere fame. Sì, ma abbiamo solo 3 punti. Dai, voglio arrivare almeno a 5. Ma se non trova partita, dai. Almeno 5 punti di face camp li voglio fare. Questo è la ghicchia. Vabbè, non troppo, un po' la ghicchia. C'è già una torcia, attenzione. Si preannuncia una partita da... Killer non è pronto, guarda. Ora levo il povero, ti immagini esce. Ti immagini esce appena... No, mi tocca aspettare, sennò recipita. Aspetta, ma lagga, va su e giù il ping. Ecco! Nels! Vado! Ora mi odio anche solo per questo, perché io ho fatto Zerisi alla fine. C'è gente che se la prende già in lobby, eh. Ti cerca, ti ammazza, vuole solo te. Non va il sistema di donazioni, no. No, Max, ancora non funziona. Perché loro ci stanno lavorando. Anche sto giro. 500 internal server. Sai che faccio? Per dispetto, streamo sempre. Così almeno non lavorano più. Ma loro sono furbi, sai che hanno fatto? Cioè, mi hanno disabilitato la pagina... Cioè, nel senso che gli altri streamer possono usare TP-Stream, ma io no, perché io sono l'imbecille che causa problemi con i DOS, quindi hanno disabilitato la mia pagina per lavorare settimane e settimane su non si sa cosa. Sentite, ragazzi, avete rotto le palle. Va bene, sì, Ok, vaffanculo, basta. No, dopo questa live è già chiuso, potete anche smettere di lavorare, tanto... Stasera trasferirò tutto e basta, è definitivo. Quindi, ciao. TP Stream, addio, rip, non mi interessa. Poi anche se tanto tranquilli, se non sono io a subire DOS, sarà un eventuale altro utente vostro. Quindi. Ma io non sono disposto a stare qui con queste cose proprio. Metterò la prova a Streamlabs, poi magari uno dirà, ah, ma anche loro avranno problemi. Sono convinto che faranno un lavoro migliore. Poi se mi sbaglio tornerò da voi. Io alla fine vado dove c'è un servizio che funziona.
della serie. Quindi non è che, cioè, anche in chat, vedi, la gente, insomma, la pensano tutti così, eh? Non è un pensiero mio, è un pensiero universale, quasi, credo, perché non è che ora, cioè, o funziona o non funziona, se non funziona, ciao, appunto, c'è niente da fare. Sì, non funziona, non funziona. Poi, cioè, protezione, cioè, ho capito, ma settimane proprio, cioè, settimane. Streamlabs penso funga bene in questo momento. Sì, perché non lo stanno dossando. Ora bisogna vedere se lo dossano, quanto tempo ci mettono loro a pararsi il culo, perché sono convinto che ci metteranno di meno, perché sono enormi loro. Loro non se lo possono permettere. Cioè, Streamlabs è più piccolo come società, molto più piccola. Quindi appena arriva un dossino cade giù tutto come una pera cotta, capito? Il discorso è quello. Cioè, un canale come il mio, da quasi 400.000 iscritti, non si può affidare ad un sito così, che non è predisposto per certe cose. Cioè, però non è attrezzato, diciamo. Cioè, non è proprio... Streamlabs invece è attrezzato, perché sono sicuro che avranno dossato tanti altri streamer. Cioè, figuriamoci se io sono il primo al mondo che viene dossato. Assolutamente. Quindi lì ci sarà già il sistema di protezione già messo bello là, pronto, insomma. Anche perché, quando ai primi tempi, quando avevo... usavo Streamlabs io, mesi fa, e non avevo mai avuto problemi di downtime di questo tipo qua. Magari ogni tanto non arrivava la notifica, ma il sito funzionava sempre, magari proprio ogni tanto. Però, oh, amen, almeno andava, grosso modo. Cioè, ho cambiato sito, appunto, perché Streamlabs aveva questo problema che ogni tanto, ma proprio ogni tanto, non arrivava la notifica della donazione, ma è passato un po' di tempo, nel senso, potrebbero aver risolto. Anche perché comunque stanno crescendo, quelli son grandi, cioè, molto più grandi. Infatti, tanto se io dovessi passare a Streamlabs, dosseranno sicuramente loro, e poi bisogna vedere se riescono a fare qualcosa loro, ma quelli ce la fanno subito in tempi brevi, secondo me. Cioè, non lo so, forse sbaglio a pensarla così, ma secondo me... Ma questo c'è il ruin, eh. Se comincio a cazzeggiare qua... Cosa? Da solo! Cioè, da solo, eh. Come sprecare una torcia viola? Come sprecare una torcia viola? Vedi, vedi? Tu metti la torcia viola. Sì, vabbè, è bello che mi vuole anche ammazzare dalla serie, non me ne frega. Sì, sì, lo so che mi sta farmando. Ma... A uno, non è che dici... C'è più niente da fare. Sì, ma da solo, eh. Lo so che sono solo io, non è che so. Però a me fa incazzare il fatto che ho perso la torcia. Sì, bravo, bravo, bravo. Cioè, che palle sto gioco, che palle. Ti passa la voglia di giocare Survivor. Cioè, è sprecata la torcia viola. Ma io non è che in due... Da solo, cioè da solo. Da solo contro il killer. No, se la vince un boss, non puoi vincere. Cioè, non puoi. Pro killer.
Sì. Ma veramente, eh. Sì, non ha senso. Ho detto io a fare il killer. È bello che quando faccio io non succede mai niente del genere. Basta, Nurse con 3 blink. 2, 3, 4. 4 blink, madonna ragazzi, 4. Proprio della serie, frega nulla. Dai, levo la cam perché se gioco killer devo vedere bene, dai. Stavo giocando come una zucca di Halloween. Nance? Al buio, fiero. Comunque, ora giochiamo killer perché mi sono rotto le palle di questi problemi, di gente che non sa fare niente. Ma veramente. Ma ti rendi conto? La gente. Metti la torcia viola, la metto e mi trovo da solo contro il killer. Mi trovo da solo contro il killer, eh. Ma veramente. Rottura di palle unica. Ma delle casse è buona, ma ti occupano slot, eh. Cioè ti occupano slot, che fai? Levi qualcosa di potenzialmente utile per il chase, per mettere un pack, per trovare roba così. Cioè è carina però, insomma. No, ma mi ha ucciso perché tanto che doveva fare? Perché comunque no, qui si è buggata la lobby. È vietato collaborare col killer, quindi se lo fai ti possono bannare potenzialmente. In genere non lo fanno per questi casi qua, però può succedere, quindi nel dubbio ti ammazzano. Potrebbe evitare, potrebbe, ma non vuole. Allora, abbiamo questo qui che aumenta un blink, aggiunge un blink e questo aggiunge anche un altro blink. Riduce la portata massima del blink di poco, ma di poco, eh. Abbiamo Chili all'1, questo all'1, ho perk brutti, dovrei livellare a dire il vero. Ma poca roba qua. Vai, dammi qualcosa di fragrante. Eh sì, la prossima live ci sarà qualcosa a tema Halloween, almeno spero. Sì, dai, direi di sì. 0.89 su 4 su S4, cosa vuol dire? Ok, ho messo l'osso dei cani, dovrebbe uscire Macmillan Estate. Quindi niente palude, niente livello schifoso per la NERS, perché sennò veramente basta. Cioè, quando ti esce la mappa a sfavore è veramente irritante, perché non riesci a dare il meglio di te stesso, perché veramente sono delle mappe che proprio non sono adatte a certi killer, tipo la palude, l'infermiera. La palude mi sta sulle palle a priori, eh. Guarda, lo preferisco da Survivor, se devo essere sincero. Col killer veramente non vedi niente. Tutte frasche così, enorme poi. Guarda, ora di la zucca. Dai. Dai. Ecco qua che faccia fiera. Guarda che ceppo. Madonna, guarda, se vincono vuol dire che sono bravi, eh. Non devo fargli capire fin da subito che ho 4 blink, se no
Vai, FK. Schifoso. Cioè, ti rendi conto? Cioè, ti immagini se fossi io Survivor in questa partita, incazzato nero? Cioè, ragazzi, dai, dai, stunnatemi. No, non mi stunnate, allora. Chili. E sono tutti qua. Sono tutti qua. Oh. No, io ti preparo salsa marocchina, eh. Voleva accecarmi, la merda, visto? Oh. Mads? Riteneschi. Madonna delle rosine. Beh? Che palle. Questo è Nappo 4 blink. Eh sì. Così mi diverto proprio, hai capito? E che babbaro ste pa- ora lo salvano all'ultimo secondo, ora sta a vedere. Niente stun. Non hanno combinato niente finora, eh. No! Che babbaro! Benz! No, vabbè, perché si stanno curando, ovvio, no? Dai, ti appendo, dai, almeno più uncinate fai. Guà! Vai, vai a salvarla, dai. Non è viola quella torcia, non credo. Se lo è, la sta usando male. Ora va a salvare quell'altro, guarda. Vedi. Tre blink. E dimmi che non è rotta la Nerz. No, non è mica rotta la Nerz. Dove è andato? Spec qua. Ciao. Pop. Vai, prendiamo questo. Ah, ora l'avete trovato. Auguri. Un secolo e mezzo di ritardo. Devo cominciare a ammazzare la gente però, così non va bene. È qua. Madonna. Ti può assestare molto bene con tutti quei blink comunque. Questi fanno il giro tondo. Vedi bastardo.
Vabbè, almeno l'ha messa giù. Questo lo rompo perché dà fastidio. Ma il cile all'uno, guarda, c'è una portata un po' più merdosa. E OP la Nerz, eh sì, OP la Nerz. Ma lo dico tranquillamente, lo so che OP. Guarda, cioè, dimmi se non è OP, dimmi. Ma sono gli add-on, ho capito, ma il fatto che ci siano questi add-on. Qua, pensava. Che palle, oh. Ciro tondo. Te sei morto. Singolo blink. Ora, o mi accecca la Claudetta, o se no tu sei morto. Mi sa che sei morto, vedi? Perché la Claudetta, io devo curare me stessa. Non posso pensare a te. E dimmi se il Chili non è OP. Cioè, dimmi se non è OP il Chili. No, non è OP il Chili. No. Non è OP il Chili. Ciao, state ancora a 4 gen, io ve lo dico, poi fate un po' voi i conti. Dai, che palle, non c'è l'uncino. No, vabbè. Ma perché sabota? Serio? Vabbè, lasciamola a terra. Ma sono nabbi, sabotano, capito? Tanto i rioncini si ricompongono dopo 3 minuti, quindi basta che aspetto. Il gioco è fatto, non è che... Era qua. Era qua. Poteva essere. Secondo me ci torna perché è quasi completo. Vedi, lo sapevo io. Ma ora il culo ce lo metti te. Cioè, voleva per forza attivare la botola, ma se ci muori, io mi chiedo cosa ci guadagni. Al massimo si salva uno dalla botola, ma se no qui... Chissà se ce la faccio. Forse no, perché la Nerz è lenta. Ma forse sì. Dai, me lo merito. Muori! Dance! Senti, ora la faccio divincolare. La faccio divincolare sperando di prenderla di nuovo, ma potrebbe trovare la botola, eh. Sì, vabbè. Oh. Ma possibile che non ci sia un uncino? Cioè proprio mi vuoi fare perdere tempo, a tutti i costi. Vabbè, non c'è problema, lì c'è, ma non ce la faccio ad arrivare lì.
Madonna, che palle. Pezzo di merda, schifoso. Schifoso. Ora ci mori. Ora ci mori. Ora ci mori, ora ci rimani. A sabotare, là. 4 su 4. Cazzata. Sì, ma veramente pensava di farcela sabotando. Cioè, io volendo potevo anche aspettare e tenerla lì per terra, Cioè, non so quanto ci abbia guadagnato. Guarda la fiammettina, vedete la fiammettina, c'è la traccia, guarda, guarda, vedi. Oh, che faccia fiera, tutto sfigurato. Nels. Nels. Sì, ma vedi, questo faccia cagare. Madonna. 104k. Allora, tanatofobia al 2. Tanatofobia al 2. E eccomi qua. È stata una fiera partita, Riprendiamo il blink extra che fa sempre comodo. Nenens. Qui le hanno musicato, Gli ho fatto perdere ben due torce. Sì, vedi, quando usi la torcia, quello accade. Insidioso. Insidioso con la NERS, ti immagini? Ti immagini insidioso con la NERS? Nulla di buono? Rune al 3, bene. Bene, questo è ottimo. Facciamo una cosa. Questo lo leviamo perché all'1 fa schifo. Mettiamo la tanatofobia. Vocazione al 2 puzza. Però è sempre meglio di questo fa veramente vomitare. Vai, direi di andare così. Però vocazione al 2 puzza un po'. Sì, lo so che l'ho già detto, ma lo ripeto, puzza. Mettiamo questo, va. No, ma qui il problema qua è che c'è. Ah, facciamo così. Vai! La zucca marcia tutta stritolata. Come fa? Bella danza? La NERS è rotta, io l'ho sempre detto, è rotta, è troppo forte. Dovrebbero levare due blink. Ma non dico uno, due, perché cioè. Vince per forza quasi, a meno che non esce la palude o qualche mappa strana o se ci sono i pezzi nuovi. Cioè, è difficile che... Deve essere veramente bravi Survivor, No, ma il sito non va, potete stare tranquilli che non andrà questo sito di tipi stream. Però la prossima volta Streamlabs, ragazzi. Dalla prossima settimana si torna al caro vecchio Streamlabs. E vediamo quanto sono resistenti loro. Va, vediamo quanto sono fieri. Vediamo se si fanno dossare così in questo modo. Si fa la gara per vedere quale servizio è meno vulnerabile. Il DLC su DBD di Freddy dovrebbe uscire giovedì prossimo, ma non è detto, Cioè, non c'è nessuna fonte ufficiale. Però si crede che debba uscire giovedì prossimo. Rinza runza, arunza rinza, non c'è rinza runza senza runza rinza.
Madonna, ragazzi. Comunque, grazie per tutti quei mi piace e views sulla serie di Cuphead. Mi fa veramente piacere e io in quei video ci metto davvero un sacco di impegno sia a registrarli che a montarli, insomma. Infatti un po' di persone mi hanno fatto i complimenti. Grazie mille per il supporto. Niente, facciamoci una bella partita ancora una volta con tanti blink, come i sudici. Proprio spremiamo al massimo le potenzialità della nostra zucca di Halloween. Se carica, sì, sta caricando. Che bella mappa! Mamma mia, qui si ride. Mi chiamo Suor Laura. Ciao! No! Sì, stunnami le mele. Hai fatto male. Scherz? Hai fatto male perché sei un maiale. Il problema è che qua il ruin te lo trovano subito, perché è una mappa piatta. Non farlo. Bravo. Dicevo, io sono Suor Laura, non mi far incazzare, altrimenti bestemmio ad alta voce. Siete? Io ho visto. Pezzo di merda. Nessuno ci prova, eh. Guarda, c'è uno! L'ho visto. Vabbè, era ovvio. Madonna. Ci prova un altro. Ah, già secondo stadio, bene. Ciao, come va? No, non fallo! Razan! No! No, è Detard! Ma questo è merdoso, eh! Questo lo voglio ammazzare per primo! Pezzo di merda! A te ti campero! Ma lo vogliono salvare col pallet! Quasi, eh. C'è l'amico del culo, l'avete visto l'amico del culo che c'ha? Non farlo. Death. Non ci vanno ora a salvarlo, figurati. Guarda, mi vogliono distrarre, hai visto?
Questo è stato bravo, perché ha fatto il volt silenzioso. Sono bravi questi. Mori. Vedi, con 4 blink è facile, lo so. Cioè, piuttosto facile. Ammesso che vedi dov'è. Insomma, non è difficile, dai. Qua, qua, qua. La torcia. Ma questi rushano, eh. Quello vestito di rosa deve morire, perché quello è il capobranco. Lì ha sbagliato. Lì ha sbagliato. E ora arriva quello a cercarmi, guarda. Lo sapevo io. Ah no, sta là. L'ho vista, so che è lì. Ma lì, quelli due sono Survive with Friends. Quelli sono Survive with Friends, sicuro. Questi due sono vicini però, hai visto? Ecco, borrowed time. Borrowed time. Ed è tardi. Dai. No, io piuttosto aspetto che scendi, aspetto che cadi. Non l'ha usato. Strano. Di avercelo ce l'aveva, eh. Poi non lo so. Che facciamo? Ci facciamo stunnare qua? Va bene, tanto lo metto lì. Guarda che è uguale, eh. Non mi interessa. Ma vogliono fare il 99%, gente. Li vogliono mandare al 99%, non so perché. Forse per non farsi sgamare, non lo so. Ma no, questa voglio che muoia, perché mi sta sulle palle. Una trollina. Dai, schiatta, ti si vuole male. Ti si vuole male. Ma perché questa se no rompe le palle. Se la lascio vivere, vedi come mi rompe le palle poi. Un altro borrowed. Dead hard. Vedi, vedi, sapevo io. Che ce l'aveva lo sapevo, sinceramente. Dead hard contro la Nerz è forte.
No, è Death Hard contro la Nerz è forte, non c'è niente da fare. Questo è un team forte. T'ho vista, sto Dead Hard. Ora avrà adrenalina come minimo. Oh, finalmente. Che questa doveva già essere morta in teoria. Torcia? No. Mori, va, che hai rotto le palle. È possibile che non abbiano finito i gen ancora? Ora lo finisce. Guarda l'adrenalina, hai visto? Ciao. Oh, almeno 3 ce la farò a ammazzarli. Morto. Aspetta, vediamo se riesco. No. No, no, già aperto. Ecco, arrivo lo stun, mi sa. No. Vabbè, 3, dai, erano forti. Questi erano forti, avevo anche tanti blink. No, questi erano bravi, però dai, 3 su 4. A meno che non ci abbia un altro borrowed time. Bello che mi offenderanno probabilmente. Diranno, tanti blink, voi avete borrowed time, dead hard, ognuno usa quello che ha, Cioè, io non è che mi lamento se uno c'ha il Death Hard. Cioè, sì, dico cazzo Death Hard, ma non è che dico no, Death Hard, come osi usare il Death Hard? Lo uso io per primo. Io uso quello che ho a disposizione, punto. Del resto mi frega poco. Se il gioco è così, è così. Se hanno il borro di Death Hard, scura di sé. È giustissimo usarlo, come è giusto che io usi le cose che ho io. Merz? Oh ciccia, aperto là. Se vado via ti salva. Che devo fare? Devo andare via per essere considerato un bravo killer. Guarda. Borro. No. Ehi, borrow time. Vabbè. Torcia? No. Ah, vabbè, ha voluto fare un po' di punti, forse. Hanno fatto a cambio, hai visto? Hanno fatto a cambio. Vabbè, più punti per me. Oh, che palle, questo è il primoncino. Madonna. Potrebbe avere quell'altro il borrow, però. È incazzata! Questa è incazzata, Ok, però non mi puoi venire a dire che è sbagliato camperare così quando la porta sta a 2 metri aperta. Sarà chiusa ancora, andavo lì per... Ma... No. Cioè, la porta è aperta. Enz, ti piace la mia zucca di Halloween? Ti piace la mia zucca di Halloween? Halloween, Halloween, Halloween. Non ci prova nemmeno, guarda, non ci prova nemmeno. Pienamente consapevole di non farcela.
potrebbe provarci, ma secondo me non ci prova. Il culo lo metto io. Vabbè. Il culo lo metto io. Volevi? Vabbè, dai, ho fatto qualche uncinata in più, quindi sono più punti. Anche perché c'ho il chili che li moltiplica ogni volta che fai l'uncino. Amen, dai, 3 su 4. Mez. Mez. Vassarà. Oddio, l'auto aim che si sgrulla. 3 su 4, sì, 3 su 4. Perché erano bravi, oh. Almeno possiamo ammetterlo, erano bravi, ma insomma, in quella mappa è difficile scappare anche se sei bravo. Guarda quanti punti! Madonna! Imbestialiti sono. Grazie Raiki Bull, non so come hai fatto a donare, ma grazie Saverio, dopo la donazione mi ha lasciato. Tu mi fai zarvisi? Sì, che è un troll. Davide Battista, bellissima domenica, capped più la live. Eh sì, mi spiace per non, di non averla, di non essere riuscito a farla uscire prima la puntata, ma ce l'ho messa tutta. Grazie Nadia, buonasera Kenneth, ecco un piccolo pensiero. Si aspetta Monstrum. Dai, ultima partita, poi si fa Monstrum, eh. Ah, ma stanno continuando a donare, solo che non vanno le notifiche. Dal Casentino con furore. Buonasera Zeb. Pochi spiccioli, mi dispiace addirittura, ma sempre qui a godermi queste profumate live. Zin, 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 zin. Facciamo sta mappa, dai. Tanto per cambiare, cioè potevo mettere questa, ma voglio provare questa, anche se è potenzialmente un po' più difficile. Anzi, sai che faccio? Faccio il maiale avido, vaffanculo. Tanto, se devo fare il maiale, faccio il maiale, no? Il sito è on. Oh, finalmente, un po' in ritardo, ma... Infatti, grazie Xaba, ciao Zeb. Comunque, non ho la carta gialla, quindi niente sponsor. Ma fa lo stesso, anzi grazie mille per essere qui stasera, grazie del pensierino che comunque, oh, sono sempre soldi, scherzi, se ci sputi sopra, tra serie. Dai, no, quelli erano bravi, soprattutto quello che è riuscito a scappare, cioè erano preparati, hai visto, poi col Desard, arrivi lì, col Blink sopra di lui, ti scansa. Quindi, insomma, hanno giocato bene. Zeb, potresti fare gli auguri ad Alfio, che compie 35 anni. Certo Alessia, grazie dei 2 euro. Tanti, anzi, pochi auguri ad Alfio. 35 anni sono tanti. Sei un passo dalla bara. No, vabbè, questa è cattiva. È qualche anno più di me, eh. Ma fiero. Siamo tornati operativi chissà per quanto tempo, eh. Querti, grazie, Querti. Cos'è? I dosini hanno smesso di impegnarsi? Buonasera a tutti. No, non è quello, è semplicemente DB Stream, vede i dos, fa la protezione. Poi quelli cambiano modo di dossare, fanno la protezione. È un cane che si morde la coda. Perché, secondo me... Ecco, mappa grulla, vai! La mappa dei maiali avidi. Sei un maiale... Maiale, maiale, maiale. Ti puzza il fondo schiena, lo sento fin da qui. Hai rotto le palle, levati di qui. Chissà se trovano il ruin instant. Sarebbe bello. Sono nella baracca degli orrori. Stanno qua, eh. Vedrai.
possibile che abbiano sgamato già il ruin lì. Sì, sì. Questa me la paghi. Pensavi di vedermi fermare col pallet, ma io sono la nurse e sono buggato OP. Non te l'ha mai detto nessuno che sono buggato OP e schifoso, e adesso lo sai. Dai, fammi il decisive, dai. Ce la farà a farmi il decisive? Secondo me sì. Eh sì. Hai mai sbagliato, eh? Schifoso. Però sto, ho fatto blink singoli lì, avete visto? Io ho fatto Zavisi. Zavisi, 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 Zavisi. Non farlo. Poteva stunnarmi lì. Vai, Chili. Ercili. No! Ti do una carta gratis. Sprint Burst. Hanno già salvato quello. Quanti blink hai? Quanti blink hai? Nabbo! Io ho decisive dead hand cura di sé! Ma tu non puoi avere questo blink! No, dai, dimmi che c'è l'entrata! Madonna! Ma sono bravi! Fanno i gen, perché hanno preso il ruin! E il ruin! E sono là! Bischeri! L'ho vista, l'ho vista. Hai visto? Sono qua. Incazzato, pretende di essere liberato proprio. Ti venisse un brufolo. Ma che è sta sgommata? Cos'è? Codice a barre. Il codice a barre della baracca. Questo è già secondo stadio. Non quello dove si tifa, eh. Dai, dove ti metto? Ti metto lassù. Che palle, proprio all'angolo. Madonna, un posto noioso. Ma fanno i gen velocemente, comunque. Cioè, se non comincio ad ammazzare qualcuno. Borrowed, borrowed, borrowed. Io voglio usare il borrowed. Schifoso. Perché non l'ha salvato? Perché non l'ha salvato? Ormai io, guarda. Piuttosto aspetto, guarda. E non mi conviene andare via a farla salvare di nuovo. Poi devo inseguirla di nuovo. La devo abbattere di nuovo. Madonna. Che già ho usato il decisive. Dai, schiatta, vai all'altro mondo. Ma che fa, ricarica? Perché sta a terra senza fa niente?
Grazie di nuovo dal casentino con furore per i 2 euro. Altri spiccioli li vuoi? Fammi un dance and dance? Mori. Dai, levati dalle palle. Dai che tocca a te. Ci sarà un uncino qui? Non c'è. Bel gioco, eh. Avete visto che bel gioco? No, non riesco, non riesco. Oh, che bello, che bel suono. Che bel suono. Ci denta sta mappa da poveri. Vedi, vedi, a furia di perdere tempo il terzo e il quarto godono. Allora ti metto qua dietro a te, schifoso. Gli altri sono vicini. Ah no, non è vicino. Madonna, te mi stai sulle palle. Ti do una carta gratis se mi lasci andare, dai. Ora vanno a salvare quello. Vediamo se riesco ad intercettare il treno delle 6. Madonna. Ragazzi, oh no, o sarà già qui, dici? No, dici che non è già qui? Va bene. Dance? Mal Halloween? Dance? Dai, do un'opportunità, ma una, di numero. Ti immagini camperà la botola? Ti immagini camperà la botola? Ma mi sa che sta veramente camperando la botola, Parte tutto. Bop e bop. Non la salva! Ehi, che le metti? Non mi sto salvando. E dunque il culo lo metto inevitabilmente io. No, no, proprio guarda, per me puoi morire. Cioè per me, io guarda quasi quasi sta botola. Io non so manco dov'è, quindi auguri. L'avrà già trovata, Se ha deciso di farla morire è probabile che l'abbia già davanti. Perché sai, il culo capita un pochino a tutti, Un po' per uno il culo. E là. Così fa il viaggio nel buco del culo. Facciamo una cosa. Mettiamoci come il papa qua sopra, va? Così se si avvicina gli si fa sdivasdi. Ti immagini? Ti immagini al volo? No, il problema è che questo la fumacchia mi sa che si vede da qui, quindi paura che... Paura che mi faccia sdanzi poi. Probabile. Perché comunque la fumacchia si nota anche da lontano. A parte il cuore, ma questo o fa un generatore e allora lo vedo più o meno dove sta, o se no un tentativo lo potrebbe anche fare, Non mi voglio esporre troppo perché comunque se capisci esattamente dove sono, dopo il giochetto non funziona. Grazie Lezzo per l'euro, ciao Zen. Anche oggi a seguire la tua live. Mi dedichi un bel
Vince? A Gianluca. A Gianluca. Ci sta seguendo? Sta seguendo questo camperaggio della botola? Molto interessante, tra l'altro, no? Cioè, è proprio bello da vedere, sai? Uno fermo qua a guardare. Madonna, che pazienza. Dai, ho fatto Asdrubale, dai, c'è l'occasione, dai. No? Niente. Niente, proprio... Oh, non si vede. Sono mica giù qui. Fratelli e sorelle, io mi pulisco il culo con le vostre ideologie. Dovete seguire la Chiesa Cattolica. Laggiù c'è qualcosa, no? Non è che ho visto un braccino, no? Sdanzi, eh sì. Io ho fatto Sdanzi. Ma perché non viene? Non viene proprio... Dio buono! Vai! Sfruttala bene la tua occasione. Che se no... ma è lontano. Questo si è messo... Te lo dico io dove. Questo si è messo, te lo dico io dove. Ma che angolino marcio. Madonna! Eccolo! No, era lì! Bene! 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 Oddio, come cosa! Oh, sì, sì! Guarda! Dio buono, guarda! Guarda, ti raccorgo, si ferma poi za, va, za, za. Proprio la mano, mano... Oddio! Oddio, si scherza! Oddio! Oddio! Oddio, sei scarguzza, ma che faccia! Il culo mi ha spannato. Proprio lì sdraiato, voleva la posa, ma incazzato! E... Concluso questo, io direi di passare sul mostro, perché altrimenti qualcuno si incazza. Madonna, però abbiamo concluso in bellezza, sono contento. Grazie Antonio, prima donazione, ti seguo da quando facevi le sfide a Splinter Cell Conviction sulla 360. Mamma mia, che tempi, i tempi in cui eravamo tutti quanti dei ragazzini cresciuti, ancora a casa con i genitori. Ed era un mondo proprio diverso, almeno per quanto mi riguarda. Allora, avviamo il buon vecchio Monstrum. Tutti a spammare il Nets, Zavalanz, Zavalanz. Eh sì, hashtag Stronsum. Allora, DirectX 11, perché siamo fieri. Pappagallo incriccato, multiplo. Aspetta, aggiungiamo Stronzo. Allora, game capture, Stronzo. Eccolo qua, il nostro Stronzo. Io ormai posso definirmi un pro gamer di Stronzo. Posso dirlo? Non è che si offende qualcuno se azzardo questa constatazione. Grazie Querti di nuovo, scollegami le mele, l'una dall'altra proprio.
Dall'osso sacro rimane spoglio che non ti puoi neanche sedere. Scollegami le mele. Fag DBD, cosa posso fare per essere sbannato comunque, perché ci tengo a stare sul server Discord? Mandami un'email che contiene il tuo nome utente di Discord, ok? Che, con cui sei stato bannato, è una breve descrizione di ciò che è successo. Ne parlerò con i miei moderatori e vediamo di capire cos'è successo per poi decidere il da farsi. Nuova partita. It's time to Monstrum, grazie dell'euro. Grazie ragazzi. Grazie a tutti. Grazie, grazie. 100.000, no, 101.000. Alla faccia dei dosserini. Questa piazza, Zimerze! Zimerze, proprio. Chissà chi sarà il mostro, sto giro. Saluta Lucrezia da parte di Pietro. Ciao Lucrezia, ti saluto a Pietro. Smusi? No, non sapremo mai. Allora, grazie da Wolfa. Ho raggiunto oggi 150 iscritti. Un consiglio al volo, un po' di incoraggiamento. Dipende da che tipo di video fai, però devi avere costanza soprattutto all'inizio, perché la gente ti deve notare, e per far sì che ciò che avvenga devi essere costante nei caricamenti. Cioè, se una settimana hai messo 3 video, anche la prossima devono essere 3, se no, dopo, capito? La corda deve continuare ad essere tirata. Vai, iniziamo sto run. Si vede? No, ecco, no, guarda che non l'ho fatto apposta, non l'ho fatto apposta solo per te, anche se tu lo credi. Guardalo, madonna cara. Finalmente Stronzum, era ora. Swissman, guarda, a parte il grazie mille che ti ho dovuto, ma mi fa piacere che ti piace Monstrum nonostante, cioè questo fatto che lo vuoi, no? Nonostante il fatto che io l'abbia già finito, mi fa piacere, perché comunque è divertente da giocare, anche se un po' è frustrante, cioè quando hai tutti gli oggetti e amori veramente ti fa diventare cattivo dentro. Grazie per questa enorme donazione, grazie a tutti, non lo so veramente, e appena, cioè, non lo so. Che fine ha fatto il ratto fiero? Vero, aspetta, no, il ratto fiero, bomba. Dai. Fiero, spaventiamo in pausa un attimo, questo è il ratto fiero, il ritorno della fierezza, raga, madonna che fiero, buongiorno, l'ho svegliata ora, stava dormendo, l'ho disturbata, il bello che i ratti quando dormono tutti uno sopra l'altro, vai là con la mano, sai che mi si sente male. Io vado là con la mano per svegliarli e sono scocciati della serie, dai, non rompe le palle, stanno fermi, non è che scappano, stanno lì della serie, così, no? Poi dopo un po', che palle, proprio come una persona, quando insisti la serie va bene, ho capito, basta. Poi si vede, scende piano con gli occhi così, un po' aperti, così, scocciato. Qualche villina. Guarda che bel rattino, bello proprio. Qua fiera. È curiosa poi, perché se io tipo la tengo qua, si annoia, allora vuole andare sulla scrivania, vuole andare in giro, annusa così, poi vuole giocare. Madonna, guarda, è diventato più grosso, dici? Forse è cresciuta un po', ci sta, comunque è ancora giovane sto ratto. Proprio fiera, eh? Madonna che fiera, guarda che fiera. Così le orecchie a suino, così, vedi, fiore. No, ma sono belli, ma che fiera. Sono intelligenti. Ne ho altri due, eh. Vabbè, aspetta, eh.
Abbiamo dei ratti seri. Io prima di conoscerli, insomma, avevo dei dubbi, perché i ratti, ne ho sentito parlare come se fossero... Invece sono puliti, fieri. Ma guarda, questo è il ratto nero. Questo è il ratto nero. L'ho preso da un allevamento, non è che sono andato per la strada a prenderli. Se sono ratti allevati, ovviamente. Ci mancherebbe. Ma che fiera. C'è il punto esclamativo, vedi? Avete visto il punto esclamativo? Il punto esclamativo, cioè. Che feccia, che faccia bella. Faccia bella. Ora mi stanno maledicendo perché vogliono vedere mostro. Vabbè, dai, ora vi ho fatto vedere le rattine. Ora la metto a posto. No, io e Cristina l'abbiamo prese, ce l'ha presa Cristina più che altro, quindi io non conosco i dettagli da dove l'ha presa esattamente, ma è un allevamento comunque, cioè, ci ha pensato lei così. Cioè. Io, però, insomma, avendo provato, avendo visto come sono, posso dire che sono degli animali belli. Allora, si fa monstro, me. Swissman sarà lì incazzato. Zeb, dai, su, però non mi puoi fare questo, che già manca poco. Cattivo che non sei altro. Ti ho donato pure i big money. No, ok, scusami. Perdonami. Perdonami. Rieccoci qua. Vai, fusibile. Torcia, dov'era? Dov'era la torcia? Quanto costa? Costa poco. Può costare dai 10 ai 15 euro. Non è che ora... Non credere, alla fine il ratto non è come comprare, non so, una tigre bianca. Vabbè, l'esempio estremo. Non è come comprare, che ne so, un cane di razza, è un ratto. Poi ci sono diverse tipologie di colori. Allora, dai, vediamo un po' cosa troviamo sto ragno. Fanno... Ah! Un coso, un dildo, interessante. Un dildo luminoso. Benz. Allora, qui ci sono le telecamere, quindi attenzione. Guarda, non gioco a Monstrum dall'ultima volta che ci siamo visti in live, ragazzi. Ecco, mi pento di aver attivato il coso. Non si è capito niente, non si è capito assolutamente niente. Grazie Gabriella, se vieni a Monte Paone ti posso fare Zavisi, eh no? No, io sono già fidanzato. Allora, Manu Picciuti, vedi che un bel saciro che lo merita essendo un tifoso. Lo mando insieme a Warcraftsman a fare Un saluto a Ciro, grazie per l'adorazione. Grazie Davide S, ti ho donato anche poco fa ma non hai letto, perché siete in tanti. Siete in tanti, non è che dici uno o due, io ci provo, poi se scappa qualcosa, mi dispiace, non è quello il mio intento. Allora, un altro cosino luminoso. Però ai piani alti di solito trovi tipo le chiavi, il faro, ma non... No, è il bruto, è il bruto, è il brutto bruto. È il brutto bruto. Andiamo su. Allora, qua possibile che non ci sia ancora niente, un fusibile? No, non c'è. No, 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 non usarlo. Non usare il coso là. Oh, ok, abbiamo trovato questo per far rumore. Inventario pieno. Quasi quasi mi prendo anche la radio perché ci possono essere più porte bloccate da buttare giù.
Il bruto bruzzo, eh sì. Pierpaolo. Il bruto... No, 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 no. Dio... Oh. De... No. Ciao. È lì, è lì, è lì, è lì, è lì, è lì, esattamente lì. Sì, cosa è? Telecamera automatica, infrarosso, cos'è? No, 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 crocca al collo, madonna, che palle, il brutto è tra quelli più difficili. Oh, che palle. Bifcotto 87, se vieni a Novara ti faccio puntini puntini. Niente, meno male. E che devo fare? Un saluto al massimo, una birra. Infatti, infatti, perché sennò ci siamo capiti bene. Grazie Davide S per i 2 euro. Jeb, ti ho già donato due volte, ma non hai letto. Non leggo mai, sono brutto. Nadia, stronzo merratti fieri, la fierezza in una sola live. Alpha Fire, oddio che belle, come si chiamano le rattine? I nomi per gli animali. Voglio sapere il nome. Come mai la scelta di prendere proprio dei ratti? Perché sono, secondo noi, cioè io non lo sapevo, ma... Non lo so, devo chiedere a Cristina esattamente perché ha scelto di prenderli, perché comunque... Ma perché sono belli comunque, credo per quello. Perché comunque dai. Poi comunque sono domestici, cioè se prendi un ratto selvatico è ovvio che insomma è una cosa diversa. Che selvatico, poverino. Grazie Matteo, salutami anche se sono un tifoso. No, sei un tifoso non ti saluto. dai. No, a me se uno è tifoso, cioè a me calcio fa schifo, ma cioè, se uno è tifoso a me cosa cazzo mi cambia alla fine? Niente, io dico la mia, poi c'è gente che gioca a Clash Royale, a League of Legends, ma cioè, chi fai? Non ci puoi mica fare niente, a me non piace, fine del discorso, eh. Allora, andiamo un po'. Dai, un oggetto per la missione. Oh, finalmente. Il caro vecchio elicottero. Segniamoci la strada, così almeno si sa che qui non c'è niente. Mi sa che c'è il fantasma. Ah, lì c'è. Mi servono, questi mi servono. Vai. No, stai andando. Ma ha suonato? Se ha suonato io non sento niente. Sai che facevo meglio? Ma non ho la radio, era nell'altro run. Ma ha funzionato o no? Oddio, e non si sente suonare l'allarme, il coso, il timer, non si sente. Oh, ma io veramente, cioè, c'è un muro così in mezzo, non senti niente. Che è una sala per registrare video su YouTube, una sala di registrazioni, proprio, non lo so io. Cioè, non si sente niente, zero. Mi consiglia l'iPhone 7 o 8? Ormai vai a comprarti direttamente l'8, 1200 euro un telefono, certamente conviene, nel senso, puoi assumere le sembianze di una merda, ti metti a fare così, cioè, non sono andato ancora.
Sta ancora là! Sta ancora là! Grazie di nuovo dal casentino con furore. Monetina, monetina. Ma il gioco moscino, poi l'hai continuato o gli hai fatto manzo? Qual è il gioco moscino? Ma se è noioso proprio, può essere pure che l'ho lasciato lì dov'era, eh? Oh, allora. Dammi queste. Altro c'è? No. Allora, ci serve un'altra tanica e le chiavi, lo sapete bene ormai. Lo sapete benissimo. No. Non dovrebbe essere troppo difficile. Le chiavi sono il problema, tra virgolette, perché comunque se cerchi bene bene le trovi, eh. Non è che ora... Ah, mi sa che c'è stato il killer qui a rovistare, eh. Perché... questo è per Lampedusa. Catena, tanica di benzina. E le pinze per le catene, per spaccare le catene. Non male, ma non è sufficiente, come ben sapete. Ma qua abbiamo già rovistato. Direi di segnare il percorso. No, qui. Allora, troviamo un'altra porta. Anzi, sai cos'è? Mi sa che... Aspetta, qua c'è qualcosa? Sì, vedi, vedi? Se la guarda bene, altrimenti... Dov'è l'ultimo pezzo? Dov'è? Dov'è? Dov'è che non è? No! No! Cos'è quello? La bottiglia di Coca-Cola. No, 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 no. È lì. E dei dintorni. O forse no. Dov'è? Aspetta, forse sopra. Lo sento, vicino. Bentornata alla triade dei boschi. Nice. Quali giochi reputi competitivi al giorno d'oggi? Unreal Tournament 4, la modalità veterana normale base di Quake Champions. E cioè competitivo nel senso che piace a me, degli arena quelli e qualcosina. Dovrei pensarci un po', ma sicuramente, cioè, per fartela breve, i Battle Royale non rientrano nella categoria dei giochi che io personalmente considererei competitivi, perché sono veramente aspetti e spari alle spalle alla gente. È una gara a chi campera meglio alla fine, tipo Fortnite, ste puttanate. Ah, StarCraft Remastered, senza dubbio, però a pochi giocatori, perché la gente non si vuole impegnare al giorno d'oggi. Cioè, o gli RTS, gli FPS Arena, sono quelli picchiaduro. Anche se i nuovi Tekken sono sempre più da BM, devo dire. No! 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 No, 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 no. No! No, 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 non l'ho fatto in te. Non si abbassava. Ho schiacciato il coso per abbassarsi. Per quello, Dio mio. Sì, perché devi essere proprio pronto, i riflessi devono essere più che pronti. Che palle. Che palle, che palle. Dai, ho trovato anche l'altra tanica, Dio mio. No, stasera voglio vincere, non mi interessa. Voglio fare almeno un run con successo, scappando. Però sai cos'è? Di solito i run che mi vanno bene sono quelli tipo dove trovo tipo le chiavi subito. Un oggetto che comunque di per sé è difficile da trovare. Perché se no trovo un pezzo, l'altro, poi le chiavi e non ci sono. Cerchi in tutta la nave e non c'è. Ci stai le ore proprio a sclerare. Quindi se tipo inizio e c'ho un buon spawn e trovo subito le chiavi, allora il resto già, diciamo che è più facile poi. No, mi sa che di nuovo il fantasma, ti rendi conto? Ho sempre lui, cioè spesso. Oddio, dove sono? A che piano sono? Piano base. Una cosa bella di Monstrum, guarda, vi immaginate se le porte
si chiudevano da sole, non sapresti più dov'è che sei stato e dove no, impazziresti proprio, diventeresti proprio scemo totalmente, eh? Ti rendi conto? Meno male che le porte... No. No, è l'uomo merda, sì. È l'uomo merda, non è il fantasma. Quasi. No, è la melma comunque. Schifoso. Ma sto trovando poca roba. Telecamera davanti al muso lì. No, è lì. Oh, niente. Vai. Ora non morire, Zeb, che hai trovato un oggetto buono. Non schiattare. No! No, 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 che palle! No! Non fare il giro. Sacco di merda, no. Piuttosto scendo, guarda. Ciao. Vai, ce l'ho fatta, dai. Allora abbiamo, ok, sì, abbiamo l'adesivo. Quindi pompa e catena. Se vogliamo scappare col gommone. Dai. Ti garberebbe portare Alien Isolation in live o in video normale? Davide, non lo so. Guarda, tutti a parlare bene di quel gioco. Qualcosa varrà. Io ce l'ho in libreria, comunque, ma non l'ho ancora provato. Ce l'ho in libreria. Oh, quasi. Comunque è di qualche anno fa, eh. Ah, qua dov'è che si va a finire? Vuoi scendere, amico? C'è da scendere. Oggetto completamente inutile. Ci sono già passato di qua allora, eh sì, vedi. Madonna, tre torce, serio? Senti. Dobbiamo controllare bene ogni piano, se no si perde solo tempo. Ah, io direi di fare una cosa. Torniamo su dove prima stava il killer, il mostro. Andiamo ancora più su per frugare qua con l'aiuto di questo. Tappiamo questo. In cucina... Vi ricordate la regola della cucina? In cucina non c'è mai niente. Cioè proprio non c'è mai niente. I'm Sam, Zeb, ho disinstallato CSGO, mi merita una medaglia al valore. No, sai perché non te lo meriti? Perché dovrebbe essere proprio facile, come dire, Zeb, oggi non ho mangiato uno stronzo, mi merita una medaglia. È facile così, la fai facile. Cioè, CSGO, chi è che vorrebbe giocarci uno schifo del genere? Un abominio schifoso di gioco come quello. La fai facile, capi? Medaglia al valore. Ora chiedo la medaglia al valore per non aver cagato a nessuno in piazza. Capito il discorso qual è? Comunque, ho capito il tuo ragionamento. Madonna, sto naso. Sto tempo brutto. Allora, vai, dai qualcosa di gradevole. No, il dildo ce l'ho già, non voglio. Sto a posto. No, non mi piace sto buchetto aperto qua, eh. Non mi piace, non mi garba per niente. Oh, via, qui non c'è niente, se ho capito. Non c'è niente, che è? La nave dei poveri.
Come il povero di Dead by Daylight. Sa che devo salire un altro po', eh sì, eh. Qua già visto, vai, saliamo un altro po'. Tanto qui abbiamo esaurito le nostre robe, le nostre stanze. Telecamere, ce ne sono qua, eh sì. No, volevi? Inutile. Oddio, che ne su di ciò. Queste bottiglie inutili di Coca-Cola che non servono a niente in pratica. Meglio pararsi il culo con un piano B. Oh, che bello. Ma ho trovato la roba sfusa. Che si fa? Le chiavi sono rare però, Quello è il punto, le chiavi sono rare. Piuttosto rare. Security, che mi dai? Due adesivi fusibile. Due fusibili, Devo cominciare a sganciare qualche pezzo di... Che cosa ho fatto? Se te lo dico, prometti che non ti incazzi? Ho fatto zavizzi a non so quanti killer. Helter Skelter, di nuovo con i 5 euro fieri. Peccato che non rilasciano aggiornamenti per questo gioco. Veramente, io avrei creato la modalità multiplayer. Sai che lavoro. Non sarebbe spettacolare, perché... Il sopravvissuto deve trovare la roba e il killer lo deve cercare di capire dov'è. Sarebbe veramente fantastico, non trovate? Secondo me sarebbe... Solo che ci vuole una certa competenza per realizzare un gioco simile. Tappiamo il gommone. E abbiamo liberato uno slot. Eccellente. Qua, il sgabuzzino. Che bello, un bel dildo! Vai. Io sa... No, questa la torcia ormai è andata. Buttiamola via, tanto non serve a niente. Qua a quanto pare non c'è altro. Peccato, perché poteva esserci anche un altro dildo. Vabbè, uno me lo tengo. Il faro. Ma troviamo roba mista. Abbiamo trovato roba per tutti e tre gli escape, Avete visto? Tutti e tre gli escape sono potenzialmente disponibili. E l'uomo merda. E lui è l'uomo merda. Ok. A questo punto si va direttamente sottomarino. sì, come no, sottomarino. Arriva, no, c'è la hai visto che grappolo di palle che c'è? Se io ci passo vicino esce il killer, Il mostro. Ma ha tappato proprio la strada. Che bastardo. No. Ci sta andando. Dai, sfonda la porta. Sfondala. Mano Picciuti che proprio chiede, come tantissime altre persone, la trilogia di Jack and Daxter. Madonna, io sono costretto alla pistola alla tempia. Devi. Dai, com'è che non gliene frega? Non gliene frega. Vai dalla radio, schifoso! Non veni qui! Madonna, mannaggia, mi son fatto vedere! Io spero che non ci sia nulla di utile in quella stanza. Dove c'era il secondo fusibile, forse c'era lo zaino. X1 ormai, vai a ritrovare la stanza. Comunque, grazie per la donazione, non... Se hai ragione, proprio, guarda, non ci ho fatto caso. Ti dico la verità, ma sai cos'è? È difficile che siano... Oh, l'apri o no? No, non apri. No,
Apri quell'altra. Io non capisco perché va qua, ci pensa, non lo fa, poi si sposta e apre quella. Zeb alza il volume. Ok, ci provo. Allora, stava a 26, lo metto a 43. Vai, ho alzato il volume. Insomma, non vado a rompere il coso. Tu me lo scassi? Non ci va. Dai, vacci. Non ne vuole sapere. Mi sa che devo fare? Devo mettere andiamo a comandare. Così almeno basta lì, ta, lo sfonda, proprio distrugge. Separa i pezzi, uno lo manda in Cina, l'altro in Australia, l'altro negli Stati Uniti, proprio via. Immagini. O se no metti, li fa volare, li fa volare. Arriva lì proprio con un'accetta, ta. Cioè così, proprio la granata, fire and all. Immagini, mi sa che devo mettere quella traccia lì, se no non si muove. Non ha la giusta motivazione, vedi? Perché vedi che la... Mi sa che l'ha fatto, eh? Eh sì, l'ha sbombolata la stanza, l'ho sentito da qui. La stanza è stata sbombolata con successo. Do not smooth my radio, I need to listen to boring shows at midnight. Ora rompi. Oh, ora ti faccio pure il regalino, sei stato bravo. Ora arrivo lì, entro nella stanza e non c'è niente di utile. Ti immagini? Ti immagini? Non scendere queste scale. È vietato, eh? Vuoi stare lì? Lì? No? Sembra di aver visto una mano monca. Aspetta, fai vedere. Oddio! Cos'è che butto? Cos'è che butto? Non posso buttare niente, è tutto utile. Ragazzi, è giunta l'ora di andare a scaricare la merce. Non guardarmi, eh. Io sono brutto, non mi guardare, è vietato, non lo fare. Non lo fa. Posso mettere questo? Ho il tuo permesso, posso? Non apparire dal nulla, ti prego, eh. Lulu, hai guardato me? Hai visto? Oddio, oddio. Cattivo. Hai visto come è sceso? Ha fatto una bella danza. Allora io direi di salire e recuperare quel timer che può servire per far casino. Perché far casino può rientrare tra i miei interessi, potenzialmente. Dov'era? Eccola qua. C'ho la torcia, lo so ragazzi, è buio, ma non ho slot nell'inventario. Proprio guarda, sono impossibilitato. Si scarica la merce, sì, perché chiavi, tanica. Andiamo giù dal sottomarino, buttiamo queste due cose. Che tanto, secondo me, cioè, certo, potremmo trovare il saldatore o due fusibili. Quasi quasi. Quasi quasi. Bisogna essere sadici, per provare il sottomarino. Però, chissà. Chissà. Senti, io non vedo niente. Brutto lui. Oh, mi fai scendere qua. Tu mi fai scendere qua. Tre fusibili. Mamma mia, che fondoschiena che sto avendo. No, le fa. No, 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 non ci penso. No. La. No, tubo no, tubo no. Tubo no. No, senti, ciao, ciao. Ciao. Addio, addio. Proprio ciao, arrivederci. Non vale il rischio. Non vale proprio il rischio.
Hai presente il rischio? Non lo vale. Butto in mare, guarda, piuttosto. Dai, apri. Bravo. Questo possiamo scaricarlo qua. Arrivazzi! Madonna, cazzatore! Wow! Si pensi! E rinunzi, guardalo! No, vallalaia, vallalaia! No, io vendo merda, non credo che tu sia interessato. Poi un po' di merda, sa che lo vuole, eh? Eh sì, lo vuole comunque. Sa che, sì. Abbiamo un acquirente di stronzi, va, proprio vuole, guarda. Non sai che ti dico, vado fin qui e poi scendo, ciao. Ma come ha fatto a rintracciarmi? Che è? Un segugio infernale. Ha preso spunto dal cane di Obscuritas, tra esseri trasparenti c'è un'intesa, mi sa. Via! Ancora! Ma seguimi le mele! Poi mi chiudo qua. Madonna! Mano picciuti, ultima richiesta della serata. Saluti Alessandro, Marco, Simone, Mattia, Antonio, Gabriele e Casimiro Grumaioli. No, lui no. Sebbene siano anche loro tifosi. Ah, devo salutare. Certo. Basta che quando tifano non spacchino bottiglie. Guarda, per il resto. Quelli, guarda, non mi sopporto. Ti immagini qui. No, no, io ti spengo. No, tu non hai capito niente. Se troviamo le pinze, non le pinze, il saldatore. Allora possiamo. Ok, apriamo questo. Tanto ho tre fusibili, quindi lo posso fare. Olè! No! No, no, dai, sprecato! Completamente se per re cazzo! E Flergan! Ma come lo tiene? Così, no, che dito è? Così proprio. Stunna inutile. Ma danneggia il mostro? No! Mi sa che lo stunna, ma nemmeno, Non sono neanche sicuro che lo stunni, Ti rendi conto che schifo? Vabbè, dai, abbiamo altri due fusibili, chi se ne frega, non è un problema. Almeno non un problema così grave, Certo, rompe le palle, però non è morto nessuno, almeno non ancora. Peccato. Questo... Questo serve. Questo potrebbe servire. Cosa c'è lì? La pompa. Oh, ma io sto trovando di tutto. Ma facciamo? Vai. Sperando che funzioni, perché. Ancora non è finito il timer. Dai, suona! Suona, dai, che è? Dai, fai il tuo dovere. Dai, è pronto da mangiare, dai.
Madonna, sto trovando roba per tutti gli escape, non so più quale escape fare. A sto punto faccio l'escape che riesco a fare per primo, non so che altro fare. Qui si rischia di arrivare in fondo e non trovare l'ultimo oggetto necessario, ve lo dico io, lo conoscerò sto gioco perfido. Notte a chi va, buonanotte no name, buonanotte tributary. Oh, mi sa che l'ha sfondata. Sfondatini, come su Cuphead. Che cazzo è stato? Ho sentito pum, tipo, ah, perché ha sbombolato la grata del condotto d'aria, mi sa. Ma no, Madonna, mi sa che. Ma ho paura di uscire ora, perché se mi vede sono fottuto. Che pure se chiudo, se vede dov'è che sono entrato, è persa. Che faccio? Sto qua. C'è la pistola, ma mi sa che non mi fa niente. Abbiamo recuperato alla fine la pompa, poi boh. Cosa fa? To, 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 to. Grazie di nuovo, George Pop, per gli altri 5 euro. Sblocca tutte le vie di fuga per poi sceglierne una. Cos'hai completato in tutti i modi il gioco? Buona fortuna. Sì, vabbè, tu sei proprio. No, scherzo, però ti rendi conto di quanto è difficile. Anzi, mi correggo, non so neanche se è possibile. Cioè. Non so se tutti gli oggetti per ogni escape spawnano, credo di sì, ma non ne sono sicuro, sai? Può essere di sì, per carità, non mi voglio parare il culo, ma può anche essere che non siano tutti, tutti disponibili, eh. Cioè, secondo te sono tutti disponibili, vie di fuga, tutte, tutte. Ma può darsi, ma. Ah, intanto usiamo le cose, le pinze, così le butto, si libera l'inventario. Comunque, grazie dei 5 euro, è davvero gentile da parte tua. Capisco il tuo intento, ma è veramente tosta. Speriamo sia fattibile. Guarda, taglia l'aria. Guarda come taglia l'aria, eh. Taglia l'aria. Allora, vediamo un po'. Mano monca, mano monca Parkinson. Oh, si è fatta una certa età, eh. Madonna, mi si sposta male. Si ruota da solo. No. Dov'è? Mi mancherebbe soltanto una tanica di benzina. Ho una flare gun e non ho paura di usarla! Hai capito? Ho una flare gun! No, ma mi manca, sì, mi manca solo una tanica, eh! Oh, dici poco, manca una tanica. Ciao, ciao. Eh sì, sto scaricando più oggetti possibili. Allora, io dovrei andare a usare la pompa sul coso, sul gommone, mettere la roba nel sottomarino. Eh sì. Andiamo, va. Proviamo a farlo, tentiamo. Non mi dire che ora compare proprio, sennò. No, no, ma nemmeno guarda. No, tungsteno. No, tungsteno. Dio buono, poi fa un corridoio. Aspetta, dov'era il molo, il coso del. Era qua su, sì.
è un mezzo labirinto, cioè perfino io che ci ho giocato un bel po' devo ricordare dove andare, non è così scontato come sembra, dalla serie Zeb sa tutto, insomma tutto, cioè che poi si genera a random la mappa, la cosa, i corridoi, sia chiaro. Che bello! Sì, ma quasi non me ne vado subito. Vi vedo se riesco a consegnare la pompa prima. No! Dai, grappolo di palle! Dio mio! Mi sa che mi sono già pentito. Dai, su, non ora che... Madonna, che palle, no, ti prego, vai via, vai. No, mi sa che non ci vuole andare via, sente puzza di morte. Il Swissman lì col ditino delle volevi, voglio, non porta male. Non porta sfiga proprio ora. Com'è che si dice dalle nostre parti, porti merda, capito, proprio... Ma sono andato, vai. Forse, cioè nel senso potrebbe essere nei dintorni. Cioè perché quando senti il suono andare gradualmente via può anche essere dietro l'angolo, eh. Cioè, ve lo faccio presente. A me succede. Non ce l'ho già, non mi interessa. Due pinze no, non mi interessa proprio. Quanto accartocciato là. Ma dov'è che si esce? Accidenta Flavio Facoceri. Ha fatto bene. Ma che ascella sporca che c'ha? Ma io ce l'ho la catena. Potrei andarmene. Ho completato... No, ma sai cos'è? Ho completato... Oddio! Posso fare la sfida di George Pop? Ovvero... Preparare tutti e tre gli escape e poi sceglierne una. Oddio! Ti immagini? Ci vorrebbe un po' di tempo, però... Ma... La sfida di George Pop, ma bisogna volersi male, eh. Cioè bisogna essere masochisti. A me sembra più la sfida del croc al collo, però ormai ho fatto tutto. Ora va la spacca, ti immagini? Mi serve il saldatore. Se ho il saldatore ho fatto tutto. Saldatore. E ora? Ah, devo far partire il pulsante. Ecco, sta arrivando. Questo ormai l'ho usato, non mi serve più. Ora devo andare dal sottomarino. È qua il sottomarino, perché io veramente non lo so, sottomarino è qua. Lower deck. Non lo so, eh. No, mi dica è qui. Eccolo. Poi questo va messo qua. Madonna. No, perché? Ma mi sa che se avvii un escape ormai ronza sempre. Può essere? No, è là il bastardo. Lo sento camminare. Schifoso. Madonna, se trovo il saldatore. Ma manca solo il saldatore, eh? E poi se scappa è fatta.
Dai. E dai, no, benzina schifosa, no. Madonna, il saldatore. Il saldatore. Mi devo saldare il tore. Madonna, se lo trovo, ti immagini? E mi serve saldatore a Ranzulla, sì. Madonna, che palle. Aspetta, vuoi vedere che qua nei container? Madonna, vuoi vedere che qua nei container per davvero? In realtà c'è ancora un bel po' di spazio da esplorare. C'è il boiler room che non ho ancora toccato. Potrebbe essere lì, eh? Potrebbe essere perfettamente lì. Per esempio. Ma non ho il glow stick. Rompe un po' le palle sto fatto. Perché avevo l'inventario sempre pieno per quello. Andiamo via. Unto, ti serve? Sì, grazie Unto per la donazione, eh. No, ma se ci riesco. Se ci riesco vuol dire che sono padre Pio Boxer, eh. Se ci riesco. Non è possibile. Dai, dimmi che c'è qui. Dai, dimmi che c'è qui. Ti immagini c'è qui. Ti immagini salta fuori. Qua in genere c'è poca roba, ma può spawnare anche qui. No. Non mi fa lo scherzetto. No, non mi fa lo scherzetto, dai. No, questo mi vuole fare mazza. Ma devo andare nel boiler room, eh. Perché ci sono probabilità migliori di trovarlo lì. Non è certo, ma ci sono probabilità migliori. Rip Osvaldo. Ah, lì è pronto. Non si trova il saldatore, capito qual è il problema? No! No! Non ora! Non ora. Non ora! Neanche dopo, ma specialmente non ora. Che culo. Dov'è il boiler room? Oh, non trova niente. Il saldatore. Io voglio un saldatore. Devo fare un lavoretto in casa. No. No, perché pesto le sue palle per quello. Se gli pesti le palle, giustamente, non gli va bene, capito? Qua non c'è niente. Madonna, che palle sti cosi. Oh, boiler room, vai, almeno ci sei arrivato. Che è già tanto. No.
Ma che scherzi? Ma che scherzi? Madonna, sei proprio un budino di merda. No, no, perché? Perché è spawnato sotto? Perché è spawnato sotto? No, 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 no. Pensavo fosse spawnato al mio livello, non più giù. Per quello sono andato giù, perché pensavo, vabbè, è spawnato là. Avrà camminato da lì a qui? No, è proprio apparso giù. Si teletrasporta il pezzo di merda. Net. Ragazzi, è andata male. È andata male. Però, ora, diciamoci la verità: potevo scappare sia col gommone che con l'elicottero. Quindi, ho quasi completato 3 escape. Ho quasi completato 3 escape. Quasi. Sarà una sfida per un altro giorno, però quella è esagerata, eh. Cioè, contate che potevo già scappare, cioè l'elicottero era già pronto, il gommone pure. Vabbè, dai, ho tirato un po' troppo la corda. Peccato, peccato. È mezzanotte è un minuto. Oh. Tutti a spammare voleva, tardi. Comunque, settimana prossima cercherò di finire Cuphead, perché devo affrontare Mr. Dado e il diavolo in persona. Chissà se farà il brutto. Comunque no, non me lo sono spoilerato, Cuphead. Proprio l'ho giocato proprio mentre registravo, perché mi piace fare le cose così, insomma. Anche se probabilmente tutti quanti sanno già come finisce. Grazie per aver seguito questa live, grazie a tutti quelli che hanno donato, veramente lo apprezzo infinitamente, grazie a tutti gli sponsor nuovi. Questo per ora è tutto e ci becchiamo al prossimo video e alla prossima live. Ciao!